Ed eccoci qua, benvenuti, benvenuti come state. Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a chi arriverà indifferita, che arriverà dopo. Vedo che le piattaforme stanno dicendo ai miei utenti che sono live, ben arrivati a chi sta arrivando e benvenuti a questa serata. So che c'è Sanremo che sta... Ciao Emma. C'è Sanremo che sta prendendo piede, <ride> di conseguenza sta monopolizzando le serate. Ciao, sei un esempio, madonna, grazie per Luigi. Addirittura, <ride> grazie mille. Mi, mi, mi emoziono a sentire queste cose, a leggere queste cose. Comunque, eh, so che c'è Sanremo che monopolizza le, le serate, ho visto l'impatto anche sui miei social. Buonasera anche a Valeria. Um, ho visto l'impatto su, sui miei social che sono calati di visibilità e di, di engagement. E mi è stato detto che Sanremo sta andando tantissimo. Ciao Vane, ma non ho trovato nessun argomento di cui parlare legato a Sanremo. Quindi, quindi siamo qua. Allora, questa sera, come settimana scorsa, ho deciso di fare. Un, uh, di fare come la settimana scorsa, cioè voi mi fate domande io vi rispondo, non mi sono preparato nulla, settimana prossima avrò un ospite venerdì eh, e verrà Andrea Boda, famo più famoso come l'alieno gentile su Twitter, eh, lui lavora come gestore patrimoniale, quindi se avete domande sulla gestione patrimoniale, domande su come fare investimenti, come eh, i gestori proprio di Patrimoni importanti fanno le loro decisioni, cosa sanno, cosa, cosa che lavoro fanno e cosa, come aiutano. Ecco eh, settimana prossima ci sarà a chi fare queste domande. Potresti fare un focus sul costo di Sanremo per la Rai. Sì, potrei farlo effettivamente. <ride> è una delle poche cose che potrei fare legate a Sanremo, ma la mia voglia è veramente bassa a fare queste cose, non saprei, cioè sì, dovrei andarmi a vedere. In realtà mi avevano girato prima un articolo, aspettate che magari lo recupero, in cui si parlava proprio di questa cosa che era appunto il la... ma va in culo. Va, va bene. Eh, vediamo tipo uh... costi Sanremo. Vai. Poi dovrebbero essere anche, eh, fra le altre cose, so, me lo metto sul mio schermo di qua, ah, quanto costa Sanremo? Eh, vabbè il giorno. Pa, 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 quanto costa Sanremo? Che fastidio la canzone. L'anno scorso i costi dell'organizzazione del 2021 erano stati di 17.4 miliardi. Non male. Buonasera, Jacopo. Ho scoperto il tuo podcast da poco. Veramente complimenti, e grazie per il tuo lavoro. Grazie a te per, per l'ascolto, e grazie per essere passato anche a dirmelo. E... Grazie. <ride> Mi fa piacere che sia molto utile il podcast e che, che piaccia il mio lavoro. Sono qua è, è lì, apposta per essere ascoltato e per, per essere utile alle persone. Allora fammi un attimo vedere. In cassi pubblicitari, sempre l'anno scorso ha incassato 38 milioni. Quindi era costato 17,4 e ne aveva fatti 38. Quindi, se non erro, ha fatto più del doppio di quello che, ehm, di quello che è costato. Questo qui è solo da. Uh, in cassi pubblicitari poi ci sono i biglietti, l'indotto tutte le altre cose fanno sicuramente girare l'economia di, di Sanremo appunto <ride> che dà il nome al festival gli argomenti del tuo podcast sono davvero utili e interessanti grazie, grazie Ricchi anche a te grazie per i complimenti e, anzi, se avete degli argomenti per questa sera, è esattamente il motivo per cui sono qui questa sera e se avete degli argomenti, se avete delle domande, fatemele e, e sono qua a rispondervi Facciamoci una chiacchierata, non, non ho preparato nulla di divulgativo, di cui parlare e, e Anche perché ultimamente sto, sono così impegnato a fare quei cazzo di video di TikTok, i video ogni giorno Perché ho questa pressione del creare contenuti, o che mi creo io che non mi sto prendendo il tempo per leggere, imparare e fare se non per rispondere alle domande che mi fate. Quindi devo dire che sono in un momento poco creativo, anche se magari a voi non sembra. Ma io mi sento veramente in un momento molto scarico dal punto di vista creativo. Faccio le cose, ma mi sento poco creativo nel farle. Ciao, Ale. Ah, fra l'altro, Ale, già che sei qua, visto che la domanda, ecco, tu mi hai fatto una domanda sulla um, sovraccapitalizzazione delle società, delle società. Uh, magari due paroline sui ribassi in borsa degli ultimi giorni, ma sono tut tutto il mese un po' andato un po' così. Um, dopo ti dico come mi è apparso Pokémon Arceus um, uh, Stas... Sera a, sera a tutti, sera, a sera anche a te Alex. Allora, il, per, beh, un po' i mercati stanno andando un po' su e giù altalenanti da inizio anno perché c'è tantissima incertezza quindi va benissimo anche se passi per fare un saluto veloce grazie mille per essere passato. E I mercati sono un po' così ultimamente, nel senso che sono molto altalenanti, sono anzi molto al ribasso perché c'è molta incertezza, come dicevamo anche la volta scorsa, ehm, ci sono. I mercati sono cresciuti tantissimo l'anno scorso. Sono cresciuti tantissimo sul finire del 2020. Anche sull'idea che ci sarebbe stata una crescita, che sarebbe tornati alla normalità, che tutto ripartiva. Il problema è che poi eh, siamo tornati alla normalità. No, questa cosa si è spostata e tornare alla normalità va sempre un po' più avanti. A questo si è aggiunta un'inflazione che è arrivata in maniera, in maniera imponente. Quindi abbiamo un'inflazione elevata, eh, la produzione, se vogliamo, che è sempre lì-lì con dei problemi di logistica, dei problemi delle materie prime, l'energia, tutte queste cose che portano a un aumento dei prezzi e portano però anche a eh, avere sì una domanda elevata, ma non, non c'è una produzione che gli sta dietro. Scusate, quindi, quindi sostanzialmente... I ricavi non è che stiano arrivando, c'è sempre questa aspettativa che arriveranno, eh, anche se poi le società vanno meglio di quello che sembra, c'è molta incertezza. E siccome c'è molta incertezza, la possibilità che i, i tassi di interesse aumentino, eh, gli investitori si sono spostati su, su altri lidi. Comunque, oggi il mercato andava, andava bene, anche le crypto sono ripartite eh, con Ethereum che ha fatto più 13: stava facendo prima che stavo guardando, bitcoin più 11. Quindi le, anche le crypto stanno tornando. Quindi vuol dire che il mercato ha un po' un sentore, che c'è un, uno spiraglio di, ehm, di positività nel futuro. E quindi anche può avere un'intenzione, ci, ci può essere un'intenzione. Di investire di più in, in cose rischiose, ecco, mettiamola così. E quindi c'era un allontanamento da mh, come si chiama asset uh, di, di investimento rischiosi e ci si è mossi verso asset meno rischiosi. Adesso, insomma, dopo che sono calati tanto, c'è un'opportunità. E quindi chi vede quei prezzi che li, e li trova come un'opportunità inizia a investire, i prezzi tornano su. E oggi stanno salendo, di fatti Però sarà tutto un po' così il 2022, sembra. Finché non ci saranno certezze, sarà abbastanza un sali scendi. Eh, gennaio, con stato abbastanza negativetto. Vabbè, mi avete scritto un botto di roba. Adesso arrivo Ale che ti dico anche da, della um, sovracapitalizzazione e undercapitalization. Ho ascoltato solo le prime puntate, quindi non, eh, non so se hai già eh, trattato, ma sarebbe interessante trattare le condizioni necessarie prima di investire. Uh, come fondo emergenza, debiti, previdenza. Sì, ne ho parlato un po' di volte da un po' di parti, eh, ma condizioni necessarie, in realtà, condizioni necessarie è avere i soldi per investire e le competenze per farlo o chi può aiutarti a farlo e poi giustamente come elenchi c'è cioè il investire eh, fondi di emergenza debiti, previdenza ci sono tantissimi posti dove i soldi possono andare a finire i nostri soldi che guadagniamo possono andare a finire ogni, ogni mese eh, ogni istante in realtà e quindi bisogna organizzarsi e capire eh, i soldi che arrivano ogni mese quanti di questi puoi mettere da parte quanti di questi ehm, Puoi consumare, cioè quanti di questi consumerai e tutte queste cose qui. Quindi devi andare a vedere cosa ti servono i soldi, quanti ti ne arrivano, cosa, cosa e dove ti serviranno, e di conseguenza, eh, come gestire di quelli che puoi non toccare, ci puoi investire sopra e da lì poi fai delle analisi su co cosa, come e con, tem con che tempistiche. Eh, mi sa che l'avevo detto più o meno la stessa roba, anche l'avis scorsa, un po' più dettagliata, forse no, non voglio ripetermi anche troppo. Uh, okay. ma semplicemente per spostarmi ok sei di qua allora Alex allora cioè le cose cioè le cose da fare prima di iniziare ad investire uh, per creare le giuste basi è quello che dicevo appunto devi capire da dove arrivano cioè dove sono i tuoi soldi da dove arrivano dove li vuoi spendere dove andranno spesi e tutte queste cose qui e quando hai capito quanta disponibilità hai per investire e per quanto tempo puoi investirla, puoi fare dei ragionamenti. Quindi sai che hai degli investimenti per quel quantitativo di soldi, per quel quantitativo di tempo puoi dedicarci, eh, dedicarle agli investimenti e vedi questo passo. E poi, quando hai queste informazioni, vedi che tipo di strumenti finanziari e non, possono essere un buon investimento per il tipo di, di patrimonio e per il tipo di, di entrate che hai. Quindi non c'è, diciamo, ah, ciao crawl. Eh, non c'è una risposta, diciamo, uh, corretta a prescindere. Sarebbe, eh, mi piacerebbe parlassi di microeconomia qualche volta. Scelta del consumatore, le curve di indifferenza, hmm. Hmm. <ride> è una bellissima domanda. Sì? sì, dovrei anche ripassarmene un po'. L'economia, le, vabbè, mm. Ok, per farlo però in realtà secondo me è più interessante vedere i grafici in microeconomia, è più, più chiaro vedendo dei grafici un po' com la... come, come funzionano le cose e la scelta del consumatore, le curve di indifferenza. Beh, banalmente si potrebbe dire che le persone agiscono per utilità e di conseguenza le curve di indifferenza che sono delle curve che ti dicono in ogni punto eh, che quella persona ha la stessa utilità in qualsiasi dei punti di quella curva e quindi è indifferente per lui muoversi all'interno di quella curva, a seconda di quello che gli verrà offerto davanti, si andrà a posizionare su una quantità che vuole acquistare e un prezzo che vuole acquistare in base alla sua curva di indifferenza. Appunto, curva di indifferenza perché è indifferente nella scelta. Comunque, prima di passare anche alla domanda di cosa ne penso di Pokémon Arceus, ehm... Eh, dopo, dopo vi dirò, eh, ciao Vito, anche mi ero perso il tuo saluto. Allora, Ale, Alessandro mi ha chiesto ancora qualche settimana fa e poi non sono mai riuscito a creare dei contenuti attorno perché è un tema mh, su cui volevo leggere di più e che, che non è poi così facile da, da, da riassumere, però volevo fare il reel domani, volevo fare un video di 3 minuti domani sulla sovracapitalizzazione un po' perché si lega anche ai temi. Uh, si lega anche i temi legati al calcio. Ecco. visto che si sono uh, parlavo e è andato molto su TikTok. L'argomento calcio Un buonasera, Gabri. Uh, e quindi vedere anche perché molti dicono: Ah, la Juventus ha fatto l'aumento di capitale, ma c'ha gli agnelli dietro che fanno aumenti ogni volta che servono soldi. No, non si possono fare aumenti ogni volta che, che gira. Ogni volta che la proprietà vuole, al di là che anche la proprietà non è che ha senso che continui a buttare soldi su una società che non, non, non va, se lo fa è perché avrà dei ritorni prima o poi, buttarsi così a bufo alla cieca non, non fa bene a nessun investitore, insomma, e a nessuna proprietà, e si rischia di andare in un circolo vizioso in cui in realtà si va verso il fallimento a buttare soldi così a bufo. E non credo che comunque la società Agnelli e XOR, in realtà, perché gli Agnelli lo fanno tramite XOR. Ehm. Um, la situazione del Barcellona, dopo, dopo vi dico, sostanzialmente non ha senso che facciano un aumento di capitale costantemente, siccome mi sono arrivati 20 miliardi di commenti, soprattutto nei video che sono girati molto, che hanno fatto più di 200.000 visualizzazioni, mi sono arrivati centinaia di commenti e lì in mezzo, diciamo che eh, sono i video che hanno attirato più l'attenzione dei tifosi, che portano a loro uh, difesa. Posizioni per difendere la loro posizione dei tifosi, la loro società del cuore, ma non guardano tanto la razionalità quanto l'emotività, e magari non hanno neanche le conoscenze tecniche di come funzionano queste cose. Quindi, non ha senso che una società si continui a aumentare il capitale, perché si incorre appunto in sovracapitalizzazione. Un altro errore può essere quello di continuare a indebitarsi. È come l'Inter ha fatto una nuova obbligazione, se continua a fare obbligazioni, ok, adesso ha trovato delle persone che la finanziano, ma non gli ha detto che le troverà in futuro. E comunque anche le trovasse è un rischio. E il rischio qual è? Appunto la sovracapitalizzazione. Che cos'è la oh, sovracapitalizzazione? Anzi, in, in inglese è overcap overcapitalization. Non è altro che quando... I debiti intesi come debiti verso terzi di finanziamento e capitale proprio, quindi il capitale sociale, sono uh, sovrastimati rispetto all'attivo patrimoniale, quindi rispetto alle attività, rispetto ai macchinari che hanno, eh, rispetto ai fabbricati e uno può dirsi, ma come può essere sovracapitalizzata una società se nel bilancio... Tutto è a pareggio perché per ogni attività c'è un, un debito cioè per ogni debito c'è un'attività e per ogni attività c'è un debito o per ogni attivo c'è un passivo e viceversa come fa a essere il passivo superiore all'attivo questo avviene quando eh, innanzitutto quando si butta tantissima appunto liquidità e quindi quando si fanno tanti debiti o quando si aumenta tantissimo il capitale buttandolo tutto in liquidità e non generando nuovo valore è un problema perché? perché se tu hai tanto capitale nuovo vuol dire che devi dare più dividendi quando sarà ora di distribuirli e soprattutto nel mondo anglosassone i dividendi si danno a prescindere che ci sia un utile. Di conseguenza rischi di dover di non generare economia e ricchezza per pagare quei dividendi ma ti stai creando sempre più un monte di dividendi da pagare che ti strozzano dal punto di vista della liquidità. Quindi ti trovi che devi pagare e rendere conto agli azionisti, ma non hai nessun asset, non hai un'operatività un aziendale che sostenga quello che gli azionisti ti chiedono. Lo stesso vale per i debiti. Se tu ti indebiti tantissimo con obbligazioni o verso banche, accumuli tantissimi interessi. Per pagare quegli interessi devi avere delle attività che funzionano. Se le attività non funzionano, è un casino di interessi che non riesci a pagare e per ripagarli hai bisogno di altri prestiti. Se ti trovi in quella situazione là, andando avanti col tempo, ti trovi strozzato. Ciao Giulio. Fra l'altro, Giulio, già che sei qua, dobbiamo organizzarci per fare una live. Chiusa. E, quindi questo è uno dei motivi, ci sono tanti motivi per cui si può, ci può essere un overcapitalization e questo è uno, cioè indebitarsi tanto o meglio... Uh, chiedere tanti soldi a prestito da una parte e dall'altra avere i soci che continuano a buttare dentro liquidità. E questa liquidità non viene poi riversata in una creazione di capitale, quindi una creazione di valore dell'azienda e non viene convertita in creare economia per l'azienda che possa ripagare tutto quel capitale enorme generato e, e creato. Questo è un rischio che può incorrere in, in situazioni come ci sono adesso in cui i tassi di interesse sono molto bassi e si rischia di over creare un debito eccessivo o overcapitalizzarsi. Bon, altro problema può essere altro modo per cui le eh, sovracapitalizzazioni avvengono è quando si comprano degli asset in un periodo inflattivo o si comprano a un prezzo elevato rispetto al mercato. Perché sovracapitalizzazione è quando gli asset hanno un valore reale concreto che è più basso di quello che hanno a bilancio e di conseguenza i debiti sono molto più grandi del valore reale degli asset questo può avvenire se pensiamo a una società di calcio quando si fanno delle plusvalenze gonfiate tu hai comprato dei giocatori che non valgono quello che valgono quindi non ti daranno economicamente quello che li hai caricati a bilancio e di conseguenza ti andrai a trovare con un debito molto elevato che dovrebbe essere coperto dal valore di alcuni dei calciatori però quei calciatori non valgono quei soldi là se noi andassimo a valorizzare veramente il valore di quei calciatori L'attivo sarebbe più, molto più piccolo, molto meno di valore, essendo meno di valore vuol dire che i debiti sono più grandi dell'attività e vuol dire che non riescono le attività a coprire i debiti e qua siamo ancora in sovracapitalizzazione. Questi sono i due tipi di sovracapitalizzazione che una società di calcio sicuramente trova ed è quello che come esempio secondo me è abbastanza calzante e facile da capire. E quindi di conseguenza, se partiamo da, da questo presupposto, appunto, da una parte fare plusvalenze gonfiate ti porta a sovracapitalizzarsi, dalla seconda, eh, a fare aumenti di capitale costanti o richiedere debiti costanti per ripagare cose, porta a, por a una sovracapitalizzazione. Sovracapitalizzazione cosa porta? A dover pagare. I tuoi debiti molto di più di quanto i tuoi crediti possano andarli a pagare e quindi cosa succede? Che ti trovi impiccato. Ti trovi sostanzialmente in una situazione in cui la società non sta più in piedi e il bilancio è bilanciato dal punto di vista numerico eh, aziendale sul bilancio, ma di fatto, operativamente parlando, non si bilancia e andando avanti col tempo, salta la baracca. E questa è la sovracapitalizzazione è molto molto semplificata. Poi ci sono anche tanti altri motivi per cui la avviene la sovracapitalizzazione che sono più specifici, legati anche alle società quotate, ma non voglio entrare troppo nel, nel, nel dettaglio tecnico, ecco. La sottocapitalizzazione invece è il contrario: è quando una società eh, avrebbe anche eh, l'attività che vanno, e tutto, ma non ha, una, non ha la forza né da parte della proprietà di mettere nuova liquidità per far crescere l'attività, né tantomeno ha la credibilità aziendale di andare da una banca o da degli investitori a chiedere dei prestiti con dei tassi um, agevolati, quindi è in difficoltà a generare nuova liquidità per far andare avanti le operazioni, quindi l'azienda va, ha anche domanda, ha operazione e tutto, ma non ha abbastanza liquidità per far andare avanti quello che i clienti gli chiedono di fare. Quindi arriverà a un punto, essendo sottocapitalizzata, che non avrà i soldi per far andare avanti le, le operazioni e chiuderà. E andrà in bancarotta anche qui in quel caso. Quindi bisogna trovare come azienda, le aziende devono trovare il giusto, il sweet spot fra la sovracapitalizzazione e la eh, undercapitalization. Quindi la sottocapitalizzazione. E stare in un punto in cui ha abbastanza accesso al credito per avere liquidità per far andare avanti le operazioni, crescere e eh, dare senso alla propria ragion d'essere, da una parte dall'altra deve trovare non deve esagerare nel richiedere soldi e crescere dal punto di vista del capitale perché sennò no, rischia di dover pagare molti più interessi e dividendi e quindi utili ai suoi soci rispetto a quello che riesce a generare e quindi deve stare nel mezzo e quindi però farò un reel appunto legato a questa cosa è legata al, alle società di calcio, eh, appunto per rispondere alla domanda: eh vabbè, ma sono grosse e loro possono indebitarsi quanto vogliono. Non è vero. Di fatti, quando tu aumenti il capitale, è successo anche per la Juve, le azioni calano. Perché? Uno, perché il valore della società è quello. E, eh, e di conseguenza o aumenti il valore della società e di conseguenza anche le azioni aumentano o rimangono costanti con l'aumentare del capitale oppure se la società è quella e aumenti il capitale hai lo stesso valore diviso per più azioni cosa succede se dividi lo stesso valore per più azioni? che ogni azione vale meno è proprio una cosa logica per quello succede questo e anche perché capitalizzare troppo aumenta il rischio appunto di sovracapitalizzazione quindi diciamo che c'è più incertezza e per questo calano e non è visto di buon occhio da parte del mercato anche un aumento di capitale. Uno perché vuol dire che hai bisogno di liquidità perché la società non sa autogestirsi e quindi questo già è uno. Due perché proprio per domanda e offerta hai molte più offerte di azioni con meno domanda di prima o con la stessa domanda di prima e di conseguenza questo insomma un Porta a lezioni a calare. Idem con i debiti. Perché l'Inter adesso deve pagare degli interessi più alti? Perché è un debito più grosso. Perché certamente ha anche incorporato debiti diversi che avevano interessi più alti rispetto a quelli lì. Eh, perché anche lì è stata banalizzata molto sui giornali. Se si va a vedere, l'Inter aveva tanti tipi diversi di debito con tanti tipi di interesse diverso. E adesso ha, ha unito tutti questi debiti in un debito unico con la forma del debito precedente che sarebbe scaduto a fine anno con un interesse più alto, sì, è più alto rispetto a quel debito ma gli altri debiti che avevano erano di quantità minore di forma diversa e avevano gli interessi molto più alti quindi in realtà è andata più o meno alla situazione di prima però tant'è che se tu hai un debito nuovo e, e, e viene percepita una, una minor, minor possibilità uh, di rivedere quei soldi il tasso di interesse è più alto, nonostante ci sia una domanda abbastanza voluta insomma di, di quegli interessi, poi comunque eh, cos'è che è, quasi il 7% adesso ha ad di interesse l'Inter cioè eh, è una società che boh, pagherà, speriamo di sì è un buon interesse considerando come vanno gli stati o come vanno altre società in questo momento come interessi, però fa capire che 6,8% cos'è eh, 6, dovrebbe essere 6,785 se non ricordo male è tanto e Quindi vuol dire che il rischio è altino, insomma, meno rischiosa comunque del, dei titoli di Stato della Turchia. <ride> La Turchia ha un tasso di interesse più alto. Allora, poi che altre domande mi avete fatto? Uh, puoi spiegare meglio il ruolo della Cina in questo momento? Materie prime, uh, rifornimento merci, mi sembra molto in stallo, come vorrei capire meglio i motivi alla base, ok, ci provo. È un po', un po articolato, vediamo se riesco a trovare domande un po' più leggere prima e poi arrivo a questa e rispondo anche a te. Uh, weaving, weaving ways, bel eh, nome, fra uh, Che libri consigli riguardo all'educazione finanziaria e agli investimenti? Questa è una domanda che, <ride> che come vedo, è. E o non è che ogni, ogni live me la chiedete allora ho fatto una lista di libri da leggere, che consiglio di leggere per chi vuole partire da zero, la trovi in descrizione, sul, visto che sei su Instagram, sulla mia bio di Instagram c'è un link al mio campsite, lì trovi libri consigliati, e lì c'è una lista di una trentina di libri ormai che consiglio di leggere per partire proprio da tutti i livelli, da, da chi parte da zero a chi vuole approfondire e c'è di tutto, sia per investire che per capire l'economia, tutto, quindi lì trovi tutto quello che ti serve eh, questa era abbastanza facile e rapida da rispondere. Eh, Ale, spero di averti dato una mano a capire un po' meglio questa cosa. Eh, comunque è molto articolata. Magari dopo ti giro i link dove ho letto un po' di robe. Eh, allora, torniamo un attimo qui. Cosa mi avete scritto? Domanda sciocca. Quanto servirà a Meta per riprendersi dalla botta di stamattina? Cosa è successo? Eh, me lo sono perso. Andiamo a vedere un attimo. Meta Adesso fa 0,6%. Cosa è successo? Mm -hmm. mm. Cos'è questa cosa qua? Che ha forzato a mettere... Allora, Meta ha forzato ad aggiungere personal boundaries to the metaverse uh, after a woman... <ride> ok Meta ha dovuto mettere del, ha, ha aggiunto la possibilità di mettere dei limiti personali dopo che una persona, eh, una donna è stata molestata sessualmente nella realtà virtuale del metaverso posso dire che molesti nel mondo virtuale no, non le giustifico per niente eh. anzi eh, lungi da, da me, neanche solo a avvicinarsi a queste cose ma è all'ordine del giorno su internet e sì Bene che abbiano aggiunto anche i personal boundaries per altre robe, eh, perché c'è molta gente che magari entra in queste cose e non sa stare in internet, non sa cosa significa fare, stare in questi contesti. Ma a cosa ti riferivi quando dici la botta di stamattina? L'unica botta che, che leggo è notizie legate appunto a individual investor take advantage of sell-off... Uh, pa, 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 40 minuti fa, 13 ore fa ha ah, avuto 29 miliardi di perdita overnight visto che le persone abbandonano Facebook. Ah, 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 ah. sì, sì eh, ho appena letto 20 miliardi di debito. Di, di... Beh, perdita dice qui 29 miliardi overnight però. Aspetta, aspetta. Ah no, vi... aspetta. <ride> Scusate che mi, mi informo in quel e vedete. Allora, Mark Zuckerberg ha perso a ah, lui ha perso 29 miliardi. Quindi immagino che il titolo abbia perso molto di più. Fammi un vedere il titolo. Fammi un vedere il titolo perché Meta adesso sta bazzicando su un più 0,6%. Ma cosa ha fatto? Ha fatto proprio scalino al 3 di febbraio. Ha perso il 24%. Babum. Sono usciti i dati, dati dell'anno e ha fatto perdita. Interessante. Perché la gente va via da Facebook. Eh vabbè, oh. cioè, possiamo dirlo io. Io anche io su Facebook ormai non c'entro quasi mai. Eh, centro per, per abitudine, leggo due robe, poi me ne vado perché non c'è un cazzo più da, da fare. Eh, Instagram me ne sto più o meno sto facendo sempre meno roba anche per Instagram pure se non adesso su a fare una live e penso che mi sposterò piano piano su TikTok perché mi dà la possibilità di crescere Instagram no eh, quindi come, come creatore di contenuti come persona che comunque non dico che si sponsorizza su, su queste piattaforme ma non danno la possibilità di, di, di essere visibili neanche al tuo pubblico figurati, cioè devi pagare per essere visibile a chi ti segue figurati quelli gli esterni, quindi figurati se puoi crescere. E le persone lo usano sempre meno, anche perché TikTok sta veramente prendendo tantissima gente. Cioè, io mi ricordo che all'inizio non c'entravo e non, eh, non volevo starci perché c'erano i ragazzini, tutte queste cose qua. Quando ho iniziato a fare i video, mi, mi, veni, mi veniva detto sul gruppo di Telegram, venivo, eh, come dice. Eh, eh, non deriso ma scherzato, ma un cavolo si dice, vabbè, mi venivo preso in giro per il fatto che ero su TikTok e che ci sono ragazzini, in realtà c'è gente di qualsiasi età, anzi la gente più che altro che mi insulta principalmente è più vecchia di me e anzi è sui 50, 50-60 anni, quindi c'è gente di veramente età diverse dentro a uh, TikTok e ci sono argomenti di vario tipo. Poi sto cercando di prendermi la mia nicchia in cui parlo di economia portando usando il calcio come cavallo di Troia, però um, però dà ai creatori di contenuti la possibilità di crescere. Anche se vabbè, l'audience è quella che è, nel senso che non è costante come in altri social. Ma da mettere in bastone fra le ruote molto meno di Instagram e di altri. Quindi che ci siano meno revenue immagino perché ci sarà meno gente. Se c'è meno gente, eh, le aziende pagano meno per essere visibili. E, e così via. Immagino che Instagram riuscirà un po' alla volta, cioè prenderà più piede rispetto a. A ah, come si chiama Facebook? Ma secondo me ha fatto tante scelte sbagliate come social perché funziona poco ed è difficile crescere all'interno. Quindi è difficile anche che uno, che uno paghi per, per mettersi o, o per finanziare, ecco. uh, ha un algoritmo, cosa da un algoritmo è da via a tutti? Ha fatto un bel down perché non ha incremento gli utenti, no? Beh, immagino, sì, esatto. Ha un algoritmo che eh, dà la via a tutti chi. TikTok, immagino, perché TikTok sì. Eh, TikTok, tanto per darvi io, parlo di, di, di dati miei che vedo miei. Eh, ho un ho 75% di persone che non mi conoscono, che vedono i miei contenuti, un 25% che mi conoscono già, che mi seguono su TikTok. Su Instagram, invece, è, è l'opposto. Anzi, se io faccio i reel, sono più visto da esterni. Però ho il limite di 60 secondi in cui non riesco a dire quasi niente in 60 secondi, che, che meriti come contenuto perlomeno. Infatti, ho smesso di fare video da un minuto perché alla fine li riguardavo anche io e dicevo: Sì, ma io che, che contenuto ho dato a chi mi sta ascoltando? Un pessimo! Cioè, anch'io criticerei il mio video e direi sì. È tanta aria fritta, mancava il quid, mancava la cosa centrale, mancava il qualcosa in più che potevo capire. E con tre minuti riesco un po' di più. Già comunque, con, con tre minuti devo dire che riesco comunque a dire nulla per tre minuti. A volte sto imparando comunque a comunicare in maniera breve. Capitemi, sto un po' a volte imparando a migliorarmi nel comunicare in maniera molto breve. Ma Instagram, l'unica cosa che ti pusha sono i reel e hanno 60 secondi e comunque vengono visti molto meno io un reel che mi va bene su instagram lo vedono 4.000 persone un reel che mi è andato bene su tiktok l'ha visto mezzo milione di persone cioè scusatemi dovrebbe investire un creatore di contenuti <ride> 6.000 persone contro mezzo milione cioè e non sono nessuno io non ho mezzo milione di follower eppure sono stato visto da mezzo milione di persone su tiktok eh perché ho zeccato un video. Poi è anche vero che se non azzecchi più video non ti vede più nessuno, mentre su Instagram ho sempre una base di, di tot. Però, per fare video di tre minuti, sono dovuto passare i video video e non più i reel, mentre i reel più o meno 2.000-3.000 persone li vedono, anche quando va malino, i video lo vedono 100 persone. Io devo smazzarmi letteralmente per fare un video che ci impiego fra registrarlo e montarlo, ci impiego un'oretta, due ore, un'ora e mezza per prepararmi prima, per semplificare, capire e dire le robe in maniera tale che siano corrette, ci impiego qualche ora, cioè io per un lavoro sostanzialmente di quattro ore vengo visto da 100 persone, che comunque non guadagno un cazzo in ogni caso, ma 100 persone è veramente... Cioè, il mio scopo è quello che più persone possibili possano imparare cose, se poi io mi, mi faccio un culo tanto per essere visto da 100 persone, vado dove posso essere visto da 100.000. e quindi immagino che molti creatori... Cioè, Già le persone, ma anche i creatori di contenuti e chi investe si è andato via da Facebook. Eh, perché ha un competitor in TikTok, che, che non è roba da poco, insomma. E quindi, sì, e per chi non vuole farsi TikTok, lo capisco, perché, comunque, è un, ambi è un ambiente particolare, è un ambiente che devi starci un po' dentro prima che ti di dia dei video che ti interessino. Interessano perché appena entri su TikTok, la prima volta sei è sparaflasciato da video allucinanti, che io non, per fortuna non vedo più nei, nel mio per te. Ma un po' alla volta, suon di usarlo, ti indicizza molto bene su quello che ti piace e quindi ti caccia. Od oddio, continua a mandarmi roba che non me ne frega niente. Però si sta specializzando sempre di più e vedo sempre più roba che mi interessa. O robe di cui parlo già io, quindi, quindi vedo un po' di questo. Poi ho iniziato a seguire un po' di, di persone e alla fine vedo quelle. Tipo Bressanini e Barba Scura, me li guardo su TikTok e li vedo meglio che, li... che su Instagram. Secondo me, uh, pa -pa -pa -pa. se vai nei per te, eh, ti vedono tantissime persone che neanche ti seguono. Esatto, eh, tantissima gente mi ha scritto in questi giorni. Ti ho trovato per caso nei per te, fantastico, ho seguito subito. Quindi era gente che non sapeva minimamente niente e ha iniziato a seguirmi. Difatti, il mio pubblico di TikTok non ha la maggior parte, direi un bel 90% e anche forse di più, non hai idea che io abbia un podcast e che io sia, di fatto ho fatto un video per spiegare chi sono perché molti arrivavano e non sapevano chi vi fossi eh, mentre chi arriva su Instagram o su Twitch mi conosce e arriva a me tramite il podcast, quindi sa già chi sono ha già sentito dei contenuti più complessi più articolati, in cui spiego cose meglio <ride> che in video di un minuto, e quindi sa che il video di un minuto io sto semplificando che ho, una, ho un modo di comunicare molto diverso e quindi mi critica meno su TikTok che la gente non mi conosce, mi prendo un casino di critica, a volte anche a ragione, perché se uno mi prendesse solo per quello che dico, effettivamente alcune volte sono molto impreciso e, e quindi è un po' anche un rischio. Ehm... Um... Non c'è neanche bisogno di un account per usarlo. TikTok, immagino sì, ma, ma anche Instagram. Tu dovresti, ah no, è vero. Se non hai l'account, non entri. Invece, TikTok è un po' come Twitter. Tu puoi entrare e vedere tutto anche come YouTube, anche se non hai l'account. Infatti, l'approccio è molto quello di YouTube, eh, devo dire. e Forse spodesterà anche YouTube, TikTok, piano piano. Comunque, chiudendola, questa cosa di eh, Facebook, che si, sì, immagino sia crollato, cioè è crollato perché, perché sta invecchiando. Comunque, 20, cos'è che ha fatto? Vabbè, meno 21 perché ha recuperato un. Belino, però da, da inizio a calo ha fatto meno 25% in, da, da chiusura ad apertura. non male, cioè è tanta roba, meno 25% è un quarto del valore dell'azienda così, interessante, comunque dovrà svegliarsi Mark Zuckerberg e Facebook se vuole, se vuole sopravvivere, c'è poco da fare perché? perché la competizione sta arrivando e sta facendo bene, l'algoritmo di TikTok funziona bene, non serve neanche scrivere una descrizione, l'algoritmo capisce di cosa stai parlando e qual è il tuo target anche semplicemente parlando. Quindi io posso mettere gli hashtag che voglio, che non c'entrano niente col video, comunque non mi fa vedere a persone che cercano quegli hashtag perché prende quello che dico io. Cioè, l'algoritmo vede quello che. capisce quello che sto. non capisce, non capisce un cazzo l'algoritmo, ma cap... sa meglio cosa dico nel video senza fare una didascalia allucinante. Uh, Instagram non funziona così bene secondo me e indicizza veramente male. Po anche l'engagement è più alto su TikTok, paradossalmente, eh, cioè nel senso appunto arrivo a tantissime persone, magari il 20% arriva alla fine di un video, ma il 20% è di 100.000, quindi 20.000 persone. Su Instagram lo vedono 150 persone se faccio video non reel e l'8% arriva alla fine di tre minuti di video. Quindi faccio un video perché lo vedono 100 persone e di cui 8-10 lo vedono intero è uno dei motivi per cui ho iniziato a fare i reel brevi e vi rimandavo a TikTok. È un lavoraccio per, per non avere nessun ritorno. Comunque non mi paga niente nessuno, ma non ho nessun ritorno neanche di visibilità che posso spendermela magari un giorno in qualche modo. Quindi sì, diciamo che sono molto molto critico nei confronti di Instagram e sto seriamente pensando di, di discontinuarlo. Però è molto comodo perché è il modo in cui la gente mi, mi comunica. Perché anche gente di TikTok... Per scrivermi in privato è venuta su Instagram, mi ha messo il follow e mi ha scritto in privato su Instagram. Quindi è ottimo per comunicare, ma, ma pessimo per crescere. Boh, pessimo anche perché l'unico modo per crescere è fare contenuti tutti i giorni, a prescindere da come va. Mentre TikTok anche dopo 5-6 giorni, il video continua a girare. Io ho video fatti all'inizio di gennaio che continuano ad avere like, che continuano a avere commenti. E persone che non si rendono conto che è vecchio di un mese e parlo del crollo delle cripto del 6 gennaio e non quel crollo delle cripto del, del 2 febbraio però, eh, però gira ancora su Instagram un'altra cosa, come anche Facebook se tu scrivi una roba, due giorni dopo è come se non l'avessi mai fatta nessuno la vedrà mai più, a meno che non va sul tuo profilo e se la cerca ed è, una, è come spararsi sui maroni per un di contenuti, È eh? buttare via il proprio tempo energia e tutto quindi ehm um... Ma perché non apri un canale YouTube su cui portare argomenti più completi e organizzati? Beh, il canale YouTube ce l'ho già, ho portato anche dei video un po' più completi, il problema è che, e dove carico anche gli stessi video di, di TikTok, il motivo per cui non, non, non faccio video è che ci impiego tantissimo tempo a fare un video fatto bene strutturato e, mi ded e ci dedicherei ancora più tempo se per fare un video di merda di 3 minuti di TikTok o Instagram, perché <ride> poi dico così sembra... Che dico a voi? No, per fare un video di merda di TikTok o Instagram ci impiego due ore, per fare un video serio, fatto bene di YouTube ce ne impiego almeno quattro e è tantissimo tempo, è tantissimo tempo e, e diciamo che mi scoraggio un po' YouTube perché i video che ho fatto non se ne è mai cagati nessuno, un po' perché magari sono incapace io, non sono, non mi so, non, non so utilizzare bene i metodi di YouTube o il SEO di YouTube e quindi non sono visibile e se tu vai sul mio canale YouTube, anche le mie stesse live che le segue la gente che mi segue, io cosa avrò? 350 persone che mi seguono su YouTube, i miei video se arrivano a 100 visualizzazioni, ho fatto il botto. Se io faccio lo stesso video su YouTube e su TikTok, su TikTok arrivo a 100.000 visualizzazioni, su YouTube arrivo lo stesso identico video. Fra l'altro, su TikTok ha fatto 500.000 visualizzazioni, su YouTube quello stesso video ha fatto Uh, 60 mi pare quindi io ci sarei su youtube Cioè è la mia fonte di, di intrattenimento principale cioè il mio social che io consumo di più è youtube uh, io prima di andare a dormire guardo youtube prima di fare robe io guardo sempre youtube anche le live di twitch ricaricate me le guardo su youtube perché non riesco quasi mai a vedermi le live in diretta eppure sì perché youtube ci bisogna fare dei video strutturati fatti meglio ci vuole tempo Stavo pensando di iniziare a fare video per YouTube fatti col telefono, uguali, con lo stesso concetto, cioè, non con la telecamera impostata dritta, eh, in cui, essendo fissa così, per dargli un po' di movimento, devo, fare dei, dei, devo farlo in montaggio, quindi zoomare in montaggio, fare robe che, sembra una monata, ma ogni zoomata è qualche secondo di, di lavoro, farlo per ogni spezzone che tu hai, eh, sono minuti e minuti e minuti per... A zoomare del 2% un'immagine, 10% un'immagine. Quindi diciamo che per ora ho fatto questa scelta per, uh, per scelta economica <ride> delle risorse. Il mio tempo è limitato e voglio dare i maggiori contenuti possibili di qualità maggiore col te minor tempo possibile e quindi fare contenuti di, della qualità migliore che posso. Fra l'altro, scusate, non è che ho zoomato questa, la qualità migliore che posso nel tempo minore che posso. E quindi tutto ciò che mi dedica tanto tempo lo evito, eh, cioè, lo sto rimandando eh, eh, e sto sbagliando probabilmente, probabilmente dovrei buttarmi e fare un canale YouTube in cui mi, mi, mi focalizzo e faccio quello. Però boh, diciamo che ho sempre avuto po molta sfortuna su YouTube, o, me o meno non, non sono capace evidentemente perché non cresco, non cresco. E quindi <ride> vado dove, dove, dove riesco a crescere intanto. Allora, aspettate un attimo, per me è scritto anche tante altre cose, magari. Allora, Come è meglio capire se finanziarsi con debito o equity? Eh, beh, c'è la leva finanziaria ehm, per rispondere a spugna.com. Per capire se è meglio finanziarsi o l'equity, dipende dal periodo storico, dipende dai tassi di in interesse, dipende da quanto return, da quanti da quanto ti costa il tuo capitale, da quanto costa il capitale esterno e quale dei due ti conviene. Quindi devi fare un'analisi sul, uh, sul debito, devi vedere anche come tu riesci a ripagare uno e come riesci a ripagare l'altro. Quindi devi guardare la tua azienda, devi guardare quello che fai e, e capire quello che ti conviene con le informazioni che hai in quel momento, quindi con i tassi di interesse che ci sono, con le offerte che ti fanno di, di finanziamento a debito. E, e vedere se tu hai un, se sei quotata, è un conto. Se non sei quotata, devi vedere se i soci o trovi i soci che mettono equity, se tu non hai soci che possono mettere equity e non trovi i soci, è già abbastanza semplice la, la risposta. Nel senso che l'equity non, non ne hai da aggiungere. E, e quindi devi andare sul debito e adattarti a quello che c'è. Se tu hai la possibilità di fare tutti e due, guardi quello che ti conviene di più in base a quel momento storico. Che appunto dipende da se interesse, dipende da quanto già è la proporzione fra i due, dipende da quello che ti conviene di più per la tua attività, dipende anche da per motivi fiscali cosa ti può convenire di più. Insomma, ci sono un po' di variabili che vanno fatte caso per caso, poi dette così in generalizzate, si perde un po' il, la, perde un po' il tempo il tempo che trova la cosa, la risposta. Quindi dipende <ride> ci sono eh, lezioni di ore e ore eh, all'università in cui parlare di questo e i docenti sono più competenti di me nel rispondere in maniera più teorica a questa cosa qua mi avete mandato una domanda qua ah, ok perfetto la, la, la domanda che mi hai appena mandato che era questa appunto allora aspettate un attimo perché mi si sta scaricando il telefono tra l'altro, per chi mi sta seguendo su Instagram, noterà che rispetto alle volte precedenti è cambiata la, la qualità video perché ho cambiato finalmente telefono. Ho deciso di, di spendere un po' di soldi e di investirli in un telefono visto che ormai lo uso tantissimo, appunto, per creare contenuti e di conseguenza ho cambiato telefono e si vede che la qualità è molto meglio rispetto a quelli precedenti. <ride> a quello precedente, non, uno, sono a fuoco io, due, sfuoca lo sfondo. Che bello, eh. Vabbè, comunque. Torniamo alla domanda che mi aveva fatto ah, Marzia. Le società possono scegliere... Ah no, prima c'era la domanda di Wavy, poi Marzia, cos'è che mi aveva chiesto? Eh, le società possono scegliere ogni quanto pagare i dividendi eh, a... ai propri azionisti o, o è un periodo... Pres... Eh, allora, e innanzitutto le società possono decidere se pagare i dividendi o meno, perché non è detto che una società paghi i dividendi. E, per esempio... Uh, Google non credo paghi dividendo, è una scelta politica di, della società, non li paga e tu sai che nel valore dell'azione c'è anche il dividendo che un futuro magari staccherà e quindi invece che essere pagato rimane ancora nel valore dell'azione, continua a aumentare il valore dell'azione perché il dividendo non è mai stato tolto. Giusto per uh, chiarire, quando si pagano i dividendi l'azione perde valore, cioè... Cala di, di prezzo esattamente per l'ammontare del dividendo per azione che è, che è stato dato. Quindi, ci sono società che non vogliono dare dividendi perché preferiscono che l'azione aumenti sempre di prezzo. E gli azionisti e chi investe dice: Ok, oltre alla crescita, qui dentro c'è anche il dividendo che un giorno daranno e quindi il valore che ha l'azione, anche il concetto di dividendo che un giorno arriverà. E, e poi quindi, innanzitutto, eh, le società sono loro che decidono quando. Uh, se dare il dividendo, perché non è un obbligo. Una società può fare utile e non dare un cazzo di dividendi. Come per esempio nel mondo anglosassone, anche senza utile le società possono dare dividendo. Cosa che, per esempio, in, con l'ordinamento italiano non è possibile. E secondo, il dividendo possono darlo quando gli pare piace. E quindi ci sono società che lo danno una volta all'anno, alcune che dividono il dividendo per, per quadrimestri per trimestri, quindi quattro volte all'anno e o società che danno i dividendi ogni mese, eh, ci sono le società famose per questo e i loro investitori investono in quelle società lì proprio perché il dividendo viene dato ogni mese, e quindi questo per esempio, quindi così e la società decide tutto in sostanza tornando a quello che mi diceva Wavy che poi me lo sono perso, la Cina <coughs> Allora, rimanendo sui dividendi un attimo, non sono molto pratico di economia, ma perché le aziende danno i dividendi? Allora, i dividendi non sono altro che l'erogazione la... dell'utile. Le società, in generale, come immaginerai, lavorano e hanno dei ricavi e dei costi. La differenza tra i ricavi e i costi, detta in maniera molto becera, da l'utile o la perdita se i ricavi sono più alti dei costi ci sono dei soldi che ti arrivano a casa che hai guadagnato e il tuo guadagno si chiama utile se invece hai più costi rispetto ai ricavi <coughs> beh magari può essere per vari motivi ma eh, sei in perdita e quindi non, non distribuisci niente se ci sono degli utili i soci si distribuiscono fra di loro gli utili se vogliono quindi possono, gli utili possono essere rimessi, lasciati so, nella società, essere utilizzati per ricerca e sviluppo, comprare immobili, ehm, comprare nuovi macchinari, quindi o fare investimenti all'interno della società o tenerli per sicurezza per il futuro, oppure possono essere dati alla proprietà. Perché i soci non, se non sono dipendenti della società, l'unico modo che hanno per guadagnare è quando la società fa degli utili. Ricevere una parte di quegli utili. Se è una società che fa milioni di utili, i suoi soci si divideranno quei milioni di utili, se vogliono. Questi utili che vengono divisi si chiamano appunto dividendi, che sono la, la distribuzione degli utili in proporzione a quanta mh, pro, parte di proprietà di una società tu hai. Lo stesso vale per le mega società in cui ci sono tantissimi azionisti. E sono quotati in borsa, alla fine dell'anno decidono di distribuire l'utile fra i soci e quindi dicono: Che ne so, Apple quest'anno ha fatto 200 milioni, facciamo anche 2 miliardi o 200 miliardi di fatturato e decide di distribuire un miliardo di utili ai suoi, ai suoi azionisti. Si prende quel miliardo di utile, si divide per il numero di azioni e, tu, e ogni azione riceve. Eh, la, la sua quota di miliardo di utile, più azioni hai, più hai percentuale di quel miliardo di utile. Questo è più o meno cos'è un dividendo e come funziona. Allora, tornando sulla Cina di, um, di Waving Ways, che poi se mi fate domande fatemele col sistema della domandina che, che aveva usato anche uh, Simo era chi l'aveva usata, non mi ricordo più il nome, ecco, eh, no, non era Gabri ah Gabri mi ha scritto anche di qua e di là perché non apre un canale di youtube ok eh, no era spugna eh, usate il, il metodo della domandina lì così non me le perdo e poi le faccio vedere anche a tutti, tutti le vedono allora, puoi spiegare meglio il ruolo della Cina in questo momento? Allora vabbè a parte che c'è un, un po' un casotto con la Cina nel senso che non se la passano bene per la questione ancora della situazione immobiliare ma eh, il ruolo della Cina ma in realtà è un po' anche se non è della Cina è proprio della filiera la questione è che già da un po' già dal 2020 eh, c'è stata una riduzione di, eh, delle materie prime perché? Perché la gente è rimasta eh, a casa, perché il, chi poteva lavorare aveva, poteva essere meno persone in linea, potevano essere meno le persone dentro l'azienda a lavorare. E di conseguenza quello è successo? Che si produceva meno, si produceva meno sia di prodotti finiti che di materie prime. Se le materie prime ne produci meno, tu puoi anche produrre tantissimi prodotti finiti, ma se, avere una domanda di prodotti finiti elevatissima, ma se la materia prima non c'è, tu non puoi produrre quel, quel prodotto. In particolare i semiconduttori sono molto 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 richiesti, perché ormai si usano per qualsiasi roba, eh, c'è ovunque un semiconduttore, oggi devo comprarmi un lucchetto per la palestra, ormai fanno anche i lucchetti che li sblocchi col pollice, quello c'è un semiconduttore dentro, da un lucchetto che costa 15 pound, quindi 20 euro. Quindi ormai i semiconduttori sono dappertutto. Il problema è che per fare i semiconduttori servono materie prime di vario tipo e in questo momento la domanda di quelle materie prime è molto elevata. Di conseguenza è altissima la domanda che c'è per i prodotti finiti, ma i prodotti finiti non arrivano poi. Sul mercato perché manca la materia prima. Siccome la materia prima è principalmente nei paesi in via di sviluppo, perché i paesi sviluppati se la sono ciucciata tutti ancora nella prima rivoluzione industriale, la materia prima funziona che eh, sostanzialmente c'è il problema che i paesi in via di sviluppo poi dovranno minare quelle varie cose e distribuirle. La Cina aveva creato problemi in più l'anno scorso con la supply chain, quindi con, più con la parte logistica. Perché avevano un, un, un approccio zero, di tolleranza zero nei confronti del COVID. Quando c'era un caso di, di COVID, chiudevano tutto e ogni volta che c'era un caso di COVID di merda in uno dei porti, chiudevano il porto. Chiudendo il porto, le merci non partivano. Se tu chiudi i porti per, e le merci non partono, sostanzialmente, eh, se le merci non partono, rimangono lì e arrivano più tardi se arrivano più tardi con tutte le materie prime con tutti i componenti per fare la produzione cosa succede che la produzione rallenterà arriverà dopo se tu chiudi il porto un giorno non è che ti arriva in ritardo di un giorno la roba no perché hai tutta la roba che, che continua a arrivare nei porti che si accumula che crea più casino quindi ogni giorno che viene chiuso un porto crea molti più disastri poi c'è stato anche il problema sullo stretto di Suez era Suez o Panama, non ricordo più. Suez, credo eh, che la nave si è messa di traverso e ha bloccato anche lì. Anche lì cosa è stata ferma? Una settimana ha creato dei problemi allucinanti perché c'è il famoso backlog, cioè la lista di cose ancora da fare che continuava a aumentare. Quindi aumentano i costi di logistica perché costa di più trasportare le cose. In tutto questo, estrarre materie prime costa di più l'energia perché anche l'energia le estrai, per esempio i carbon fossili e amici, o semplicemente anche l'energia elettrica è più difficile da estrarre. Quando si è ritornati a produrre e la necessità di cose era elevatissima, la domanda era molto più alta di quello che si poteva produrre, si è iniziato a consumare molta più energia, molte più materie prime di quella che era l'energia in essere e le materie prime in essere. Questo ha creato un collo di bottiglia che ha aumentato tantissimo, cioè che ha portato ad, ad avere la domanda molto più alta dell'offerta. L'offerta si eh, elimina subito, ma c'è un backlog, un, una lista di cose da fare che continua a aumentare e con questo aumentano i prezzi. Quindi il ruolo della Cina è che la, la Cina attualmente è nel mondo lo Stato che produce per tutti o che produce buona parte del, di quello che si consuma nel mondo. Ergo. Tutto quello che si consuma nel mondo, non tutto, ma la buona parte che si consuma nel mondo è in Cina. Se la Cina non riesce a soddisfare i bisogni del mondo, tutti i bisogni del mondo rallentano. E quindi questo è perché la Cina ha un ruolo importante, perché produce tanta roba. Difatti, già nel 2020 e poi nel 2021, eh, società di semiconduttori hanno iniziato a costruire fabbriche dove? In America così non dovevano più andare in Cina a produrre e avere problemi a trasferire dalla Cina agli Stati Uniti, ma producono direttamente negli Stati Uniti, perché alla fine della fiera, scusate, evidentemente gli conveniva economicamente anche eh, produrselo in casa piuttosto che in Cina, anche perché poi avranno avuto anche degli sgravi fiscali, queste cose qua. E di fatti poi i semiconduttori adesso stanno... Non dico che stanno andando bene, però il problema dei semiconduttori è la materia prima, non più produrli di per sé. Anche se anche lì hanno annunciato nel 2020 di costruire fabbriche per nuovi semiconduttori, ma non è che dici faccio la fabbrica e la fabbrica si materializza con tutte le linee fatte le persone dentro che lavorano il giorno dopo. Bisogna costruire la fabbrica, bisogna portare le linee anche per fare i macchinari e per fare le fabbriche. Ci vogliono bisogno di materie prime e di qualcuno che le faccia. Se c'è rallentamento nella produzione di robe, c'è rallentamento anche nella produzione di macchinari per fare nuove fabbriche. Quindi il sistema è molto più complesso. Molto spesso ci si perde che ci sono tantissimi piccoli tasselli e anche grandi tasselli nella produzione anche di una merda come questa cosa qua, che è la, la roba che si usa per. Per chiudere i cavetti, che io ce sempre qua e ci gioco quando, quando faccio le live. Anche per fare sta merda qua, se c'è bisogno di fare una linea in più, bisogna avere una linea di macchinari che la fanno. La linea di macchinari è più complessa di, di sto ferretto di merda qui. Io non so se si vede su, su Instagram perché non me lo suoca. Quindi, quando si aumenta la produzione, comunque devi avere dei macchinari che hanno delle materie prime, che hanno dei semiconduttori, che hanno dei, soft, dei software, ma non è un problema. Che hanno delle cose dentro, che hanno delle persone che li montano, eh, che devono essere trasportati, quindi è tutto un sistema insomma che è abbastanza incagliato. E ancora gli articoli che avevo letto all'inizio di, di quest'anno e fine anno scorso, quindi magari le cose sono un po' cambiate, vedevano la luce in fondo al tunnel forse, forse nel 2023. Quindi anche per quello adesso c'è un impatto sui mercati azionari, perché comunque prima del 2023, non sembra che si riesca a uh, contrastare questa situazione. Mettiamola così, allora. Pa, 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 altre domande, perché non fa un canale YouTube, questa è la risposta, Davide equity, tanta gente che è entrata, boh, ciao. ciao a tutti quelli che sono entrati fra l'altro. Allora, poi chiudo tutto per, apri per aprire zero Covid alle Olimpiadi, <ride> esatto o oh, ciao Jacopo, ciao anche a te. Da Firenze. Bene, ho risposto alle domande che mi avete fatto finora, ne avete altre? <ride> Intanto in quel che pensate bevo. Bevo per i posteri. Comunque non so perché, ma sono io che mi vedo sfocato o sono sfocato sul... Uh, figurati, figurati. Poi, anche là, poi bisogna vedere un po' meno lo specifico, ma a livello proprio macro e così, insomma, cioè la Cina è molto importante per, per questo. Uh, live con Marcello Ascani. Uh, a parte che non, lui non sa che esisto e non credo che gliene freghi niente di fare una live con me, uh, poi non lo seguo, non so neanche di cosa parli Marcello Ascani, fra l'altro. Uh, mi sa che avevo visto dei video suoi anni e anni fa ma so che ha cambiato completamente cosa parla di finanza personale lui non, non ha idea e quindi no la like ricommerce la scania, a parte che non so cosa faccia lui ma comunque lui è molto più grosso di me anche solo su youtube quindi non gliene frega assolutamente niente di me cioè io adesso eh, tanto per dire vabbè su instagram adesso ci sono 10 persone su twitch ce ne sono 9 probabilmente alcune si ripetono fra due piattaforme Ascani se fa una live ne farà 100 e rotte persone se non qualche migliaio non gliene frega assolutamente niente di me quindi non penso gliene freghi neanche di fare una live con me e... oltre al fatto che non sa chi io sia e... no poi se devo fare del delle... delle live mi piacerebbe farle con qualcuno che... Che... che conosco e so di cosa parla e... e che è esperto in qualcosa più di me e con cui io posso confrontarmi Marcello Scani, so che parla a volte di economia e company, ma non so quanto più esperto di me sia. Allora... <ride> Forse è il caso di stringere gli occhiali, vero? Non sai quanti commenti ho ricevuto? Cioè, ho oh, sotto i commenti di, eh, di TikTok, c'ho commenti del tipo riassunto del video. Lo so, ma a parte che è un tic mio, quello del, del toccarmi gli occhiali. <ride> uno, due... Ehm... Due sì, devo stringerli perché sono, sono un po' andati. Oh, così <ride> uh, non ti voglio trattassare di domande, ma come funziona il mercato finanziario? Uh, <ride> è un po' complessina, come, no? nessun problema. Voi trattassatemi le domande, io non ho problemi, ma come funziona il mercato finanziario è articolato. Uh, allora, come funziona il mercato finanziario? Da dove parto? Mm. Allora, su... Beh, ho fatto una puntata sul podcast relativa alla borsa e quindi direi... Ti direi più o meno quello. Cioè, il mercato finanziario in realtà non è che sia poi questa grande complicazione di come funziona. Ci sono... Il mercato finanziario è un luogo dove le aziende che sono società per azioni con determinate caratteristiche... Che sono mh, caratteristiche che, legate a, ai regolamenti di, di quel mercato finanziario, si presentano alla ricerca di persone che siano disposte ad acquistare le loro azioni. Dopodiché, le loro azioni, una volta che sono state acquistate tutte, possono essere scambiate fra le varie persone per. Uh, perché, appunto, è un luogo di scambio in cui, come c'è il mercato, ecco, come c'è il mercato ortofrutticolo, il mercato del pesce, il mercato uh, delle vacche, ecco, c'è anche il mercato azionario e il mercato finanziario, ossia un posto dove tu puoi comprare e vendere cui, quel tipo di prodotti, come il mercato del pesce compri e vendi pesce, al eh, nei mercati finanziari compri e vendi asset finanziari che sono fatti. Um, ciao, eh, intanto grazie per il... <ride> aspetta, aspetta l'altro pezzo e, e quindi di conseguenza, uh, cosa che stavo dicendo, è un luogo dove tu puoi trovare quello che cerchi, che in quel caso lì sono azioni, pezzi di società, mh, le obbligazioni non sono neanche i mercati finanziari, beh, derivati, eh, quindi opzioni e commodities. Eh, future, tutte queste cose qua le trovi nei mercati finanziari, sai che sono regolamentati, sai che li trovi lì e se tu cerchi quelle cose là puoi comprare e venderle, se tu ne hai che vuoi venderle li vendi lì, se tu ne vuoi comprare sai che li compri lì e come funzionano? Funzionano col principio di domanda offerta, c'è chi eh, offrirà le azioni che detiene e c'è chi vorrà comprare delle azioni che vuole comprare. Chi vuole comprare va da chi le ha e chi le ha Offre un prezzo, chi le vuole comprare ne offre un altro. Quando si trova il punto d'incontro fra chi chiede e chi offre, c'è lo scambio e quello dal prezzo di mercato, perché il prezzo di mercato di un'azione è il prezzo dell'ultimo scambio avvenuto fra... fra una persona e un'altra, o fra un'istituzione e un'altra. E... e basta. Quindi, come funzionano in questo senso? In proprio un termine tecnico, se intendi come si muovono le azioni. Uh, grazie mille per i cuori intanto. Se intendi come si muovono le azioni, pf, le variabili sono disparate e, e ti direi recuperati i podcast, <ride> intanto pensa a cosa rispondere, guarda qualcun altro, che okay? è abbastanza impegnativo rispondere, perché ci sono tante 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 variabili che sono un po' tutte le variabili dell'economia, cioè se tu pensi ogni azienda è impattata da da tantissime variabili, quindi il prezzo della sua azione è impattato da quelle variabili che possono essere il fatturato e questo e quell'altro, quindi c'è tanta roba. Uh. Oggi ho sentito il podcast sullo schema Ponzi, davvero interessante. Ah, mi fa piacere che sento quello su, su Ponzi allora. Allora, cosa ho detto? Ho avuto azioni che sono arrivate a un bel guadagno a fine anno, poi sono calate drasticamente, si è anno. Eh, quando hai imparato a capire quando vendere? Allora, quando ho imparato a capire quando vendere, potrei dirti che non ho ancora imparato a capire quando vendere, eh, nel senso che ho imparato che quando le azioni hanno un buon guadagno, porti a casa e grazie, arrivederci perché innanzitutto c'è volatilità nel mercato azionario è vero che poi quando guadagni tanto perché è lo stesso meccanismo che anch'io spesso è dire sto guadagnando vabbè dai un altro pochino un altro pochino poi vendo poi guadagno quell'altro pochino e fai vabbè ma ho fatto questo farà ancora di più e poi invece crollano come è successo tutto a gennaio che sono proprio crollate tutte il fatto è del dire ok ho guadagnato abbastanza eh, da queste che... Secondo me è un buon guadagno, cioè, se hai fatto un 15, un 20% un'azione è tanto perché non è un non è una cripto e 20% su un'azione dici, boh, boia, 20%, tanta roba porto a casa, magari sale ancora, sì, ma intanto mi porta a casa il 20%. Quindi direi che il, ognuno ha un suo livello, però dici, arrivi a un certo punto che dici, ok, quella percentuale me la voglio portare a casa. E poi se ci credi ancora, puoi anche benissimo fare la tecnica, per esempio, che mi dice sempre mio padre, porti a casa quello che hai fatto e reinvesti il tuo capitale iniziale. Quindi avevi investito 1000, sono diventati 1200, tu togli 1200 e reinvesti 1000. E, e, hai i, 200, e i 200 te li sei portati a casa almeno. Oppure, altra cosa, su robe tipo le cripto che sono molto molto volatili, fai una roba del tipo... Hai fatto, avevi 1.000, sei arrivato a 1.600 perché le crypto sono pazzesche, wow. Togli 1.000, lasci dentro 600, ti sei portato a casa i tuoi 1.000 che avevi investito e, e continui ad andare a investire sul tuo guadagno che stai facendo. E quel guadagno che stai facendo non tornerà a zero. Cioè non è che per, per andare a zero, cioè quindi perdere tutto il guadagno che avevi fatto, vuol dire sostanzialmente che eh, la crypto vale zero. Quindi se tu in realtà avevi investito 1.000, è arrivato a 1.600, togli 1.000, Può scendere quel, sei, quel 600 che hai guadagnato, però non arriverà mai a zero, quindi il tuo guadagno te lo sei portato a casa, i tuoi 1000 ce li hai in saccoccia e puoi reinvestirli in qualcos'altro e quei 600 sono tuoi. E poi magari saliranno, scenderanno, ma il tuo guadagno te lo sei tenuto. Quindi quella è un'altra cosa che puoi fare. Togliere il capitale iniziale tenere ancora investito quello che beh, stai guadagnando. Quindi un qualcosa c'è già. E, però sì, appunto, non è che c'è una risposta. Ottima di questo, ti direi quando vedi che stai guadagnando un po' e, e dici ok, portiamocela a casa, lo porti a casa senza pensarci troppo. Secondo me, già quando ti fai degli, de, un piano di investimenti arrivi a un punto che dici: Ok, per me uh, questa cosa qui deve arrivare a questo guadagno. Quando ci arriva, te lo togli anche se guadagni di più. Potevi guadagnare di più, sì, ma intanto ti sei portato a casa un guadagno certo che è quello che ti sei messo in tasca. Quindi diciamo che è un po' questo quello che potrei dire. Non so se aiuta o meno. Il momento. Ecco, prendo la massima, di Emanuele. Il miglior momento per vendere è quando non vuoi vendere, è vero. <ride> Direi che sono abbastanza d'accordo. Direi che sono abbastanza d'accordo. Allora, uh, gra uh, grazie per il lavoro che fai, soprattutto per quanto riguarda il podcast. Grazie mille. Uh, saresti favorevole all'introduzione di un corso di educazione finanziaria in ambito scolastico? Ah, questa è una domanda che mi è stata fatta spesso, in realtà, e do delle risposte che forse no, qualcuno non si aspetterebbe da, da, da me, che, che faccio questo. <ride> allora, uh, sono abbastanza combattuto, uh, è la mia risposta, nel senso che sono convinto che sia importantissimo per me che Tutte le persone abbiano delle conoscenze base di economia finanziaria, sappiano di queste cose e soprattutto sappiano che cosa vuol dire eh, educazione finanziaria, che eh, vuol dire sostanzialmente conoscere e saper sfruttare opportunità e rischi nella gestione dei propri risparmi o mh, gestione del denaro, questa è educazione finanziaria. Eh, poi eh, ci sono persone che eh, pensano che educazione finanziaria sia mettersi in borsa e fare i turno capitalisti. Quello è investire i propri soldi nel modo che uno ritiene più, più consono. Ma non è per forza <ride> educazione finanziaria. E detto ciò, diciamo che ci sono, eh, ci sono un po' di dubbi che ho nell'insegnamento obbligatorio a scuola. Eh, se la metti obbligatoria a scuola, rischia che diventi come matematica, e come molti allo si allontanano dalla matematica perché non la capiscono perché x, y, z. Rischi che delle persone si allontanino dall'educazione finanziaria, che è un qualcosa che è necessario per, per gestire i soldi che guadagniamo col sudore della fronte e non solo quello, e, e rischi di allontanarli. Eh, ciao, ciao in the back. E rischi di allontanarli da, da questi temi perché li vedono astrusi. Quindi io sarei sicuramente per introdurre questi temi a scuola ma anche per trovare un modo per introdurli a scuola che non sia troppo tecnico-matematico perché bene o male informazioni di, di economia eh, le fanno tutte le persone che studiano la vecchia ragioneria che non so se si chiama il liceo socio-economico adesso ma a ragioneria si studiano queste cose qua però non mi sembra che chi esce da ragioneria abbia una gestione una competenza nella gestione dei propri risparmi Superiore a, a chi non ha fatto ragioneria. Quindi anche insegnare non è detto che ti porti dei benefici dal punto di vista eh, di questo tipo: insomma, nel dire che la gente poi a scuola lo sa. È vero anche che la maggior parte delle persone imparano a gestire i propri risparmi a casa tramite dai genitori. Perché, visto che la scuola non insegna, insegnano i genitori. E personalmente, io ho imparato grazie a mio padre, perché mio padre investiva in mercati finanziari fin da quando io ero piccolo mi sono appassionato a queste cose gli facevo domande e lui mi, mi spiegava anzi mio padre è una persona che investire sugli immobili fino a 5-6 anni fa non gliene ha fregato mai niente quindi sono cresciuto con una persona che investiva solo in azioni e in titoli finanziari non, non su immobili non su altre cose e quindi per me era normale e, e quando ho iniziato a fare il podcast, l'ho fatto anche perché mi sono reso conto che co cose che io davo per scontate non lo erano per molte altre persone. E mi sono reso conto che la famiglia aiuta molto. E molte persone che mi seguono mi parlano del tipo di investimenti che si fanno in famiglia, i propri genitori, e sono le obbligazioni e i buoni impostali in realtà, che non danno un cazzo, che, hanno, che sono ottimi per un rischio basso, ma ti danno poco niente. E un giovane non ha senso che faccia quei tipi di investimenti lì, soprattutto se sono investimenti a lunghissimo periodo. Eh, non ha cioè, ci sono altre cose che sono più indicate, ma non lo sanno e non lo sanno perché nessuno gliela ha mai detto. Quindi io sarei dell'idea che si debba portare questa cosa, ma non si debba portare come se fosse matematica. Uh, sicuramente bisogna impararsi anche la formula di capitalizzazione semplice, formula di capitalizzazione complessa, niente da dire, niente da dire, ma uh, bisogna anche portare in maniera tale che si capisca in concreto di che cazzo stiamo parlando ed è da per quello che io nei miei podcast o in tutti i contenuti che creo cerco di dare un approccio che sia più pragmatico alla questione, un po' perché l'ho visto uh, realizzarsi nel mondo del lavoro, realizzarsi nel, nel mondo reale queste cose, quindi... Cerco di riportare la mia esperienza nel mondo reale e dire: OK, in teoria funziona così, ma nella realtà di cosa stiamo parlando? E quindi cerco un po' di riportare, per quello uso esempi in cui faccio fare le cose ai miei personaggi, perché secondo me aiuta di più a capire. E un problema dell'istruzione dell molto spesso è l'intangibilità la, uh, e l'astrazione. La Anch'io, quando ho studiato economia all'università, capivo la metà di quello che capisco adesso, ma perché non avevo visto nel concreto e in pratica come avvenivano le cose. Poi ho studiato economia, le ho viste realizzarsi nelle imprese, nell'economia globale, nel, nel mondo del lavoro, nel lavoro che facevo, e lì ho capito che cazzo avevo studiato, ma finché lo studiavo non avevo capito bene. Uh, poi, chi ha capito benissimo mentre studia, è bravo lui. Io, per esempio, ho avuto bisogno di, di vederlo in maniera pratica. E per quello cerco di avere un approccio di questo tipo. Secondo me, un'educazione finanziaria, appunto, fatta a scuola così. Ciao Alex, buonasera a te. Buonanotte a te. E se viene fatta come viene fatta matematica, come vengono fatte altre materie, rischi di perdere persone invece che di. cioè, rischi che le persone si. Uh, si allontanino ancora di più invece che si avvicinano a questa cosa che è fondamentale e molto importante per loro. Eccola qua. E questa è la mia risposta. ecco Quindi sì, mi piacerebbe che ci fosse educazione finanziaria. <ride> Grazie mille. Uh, mi piacerebbe molto che ci fosse educazione finanziaria, uh, però, però bisogna stare anche attenti. Poi immagino sì che concordi a metà. C'è molta gente che non è d'accordo con me. C'è chi non vorrebbe assolutamente che fosse insegnata a scuola e chi la mette come un obbligo imposto. Il mondo è bello perché varia. Ah, di fatto adesso non, non viene insegnata minimamente. Ed è un po' un problema. Ma che poi basterebbero anche le cose basilari, come cavolo, aprire un mutuo, come um, queste cose qua che cosa è un conto corrente come, come valutare le commissioni tutte queste cose legate cioè, cioè, va tutto a posto su cosa, che cavolo c'è scusate ma il telefono mi sta <ride> poi rispondo anche alla domanda che mi è arrivata da Domenico ehm um va bene, spero che si senta l'audio su Instagram, non capisco perché mi, mi flasha cose boh, vabbè amen. vabbè, amen allora, cosa che mi hai scritto qui allora, puoi consigliarci qualche app o qualche sito portale per iniziare ad investire uh, magari qualcosa per dove il capitale iniziale può essere qualche centinaia di euro o meno ehm uh... Eh, vedo che ti ha risposto eh, la live, non so se sia live su De Giro. Eh, comunque, sì, ne ho parlato un po' di volte di questa cosa qua. Posti. Ah, vedi, non si sente più nulla. Eh. Non ho capito perché non mi va più il microfono. Porca vacca. Scusate, ma su Instagram non va più il microfono, non capisco perché, scusami. Eh. Uh, facciamo così scusate un attimo sto cercando di sistemare instagram che non ho capito perché non va più ok c'è la panzetta non ho capito perché non mi andava Proviamo ad avviare una nuova live. Ok, proviamo a ripartire con la live. Prima non andava l'audio, ripartiamo così. Ok, eh, scusatemi che stavo sistemando robe col telefono perché non andava più il microfono. Adesso il microfono dovrebbe andare. Fra l'altro, porca paletta, mi sono perso la domanda che mi aveva lasciato giù, uh, che mi aveva fatto Domenico. Domenico, se mi rifai la domanda perché l'ho persa riavviando la, la live. Eh, purtroppo non so perché il microfono non andava più e non riuscivo a sistemare. Mi spiace. Uh, allora, uh, siti e portali per iniziare a investire: uh, sconsiglio i Toro. <ride> Questo sicuro. E... Ah, ciao Fabio, tra l'altro. E... sì, ne ho parlato un casino di volte. Dipende da quanti soldi hai, se parti con poco, secondo me è che non vorrei fare un, uno spottone a De Giro, però De Giro ha delle commissioni basse, si investe veramente pochi soldi, anche se secondo me come piattaforma ha i suoi grossi limiti, eh, per quel che piace a me, però insomma eh, ne abbiamo parlato anche ampiamente, c'è anche Tips, di studenti di economia, e ne abbiamo parlato anche, anche ampiamente sul gruppo di Telegram, se vuoi puoi trovare anche lì. Eh, ci vorrebbe economia domestica. Io la metterei al posto di Greco, vabbè però è il classico Greco, <ride> al, al posto di Greco metterei più ore di matematica, io però... però in realtà anche il Greco magari ha, ha le sue funzioni e il suo perché, dai, mettiamola così. <ride> um, ci vorrebbe economia domestica, esatto, ci vorrebbe anche economia domestica. Uh, secondo te quanto conta il voto uh, alto con la laurea? Eh, incide mi incide, secondo me la cosa che conta di più è laurearsi in tempo e laurearsi giusti meno ci impieghi a laurearti meglio è, eh, questo proprio è la, la, la regola eh, ti direi che vale molto di più così cioè è meglio arrivare anche un po' con un voto un po' più basso eh, ma più giovane al mercato del lavoro che arrivare con un voto altissimo ma eh, più vecchio poi te lo dice uno che è entrato nel mercato del lavoro da vecchio perché l'università se l'è goduta e comunque poi ho voluto compensare con il voto, eh, però in realtà contano le esperienze lavorative che uno fa durante anche l'università, o esperienze anche di associazione, queste cose qua, ma il fatto che fai vedere che chi non hai solo studiato ma hai fatto cose, questo qua secondo me conta molto, eh, l'età che hai, quindi prima, te, prima entri nel mondo del lavoro meglio è e. Eh, Oh, cazzo i trust i va bene, non importa, dopo dico e, il voto importa fino a un certo punto so, ai miei tempi c'erano delle società che avevano un voto minimo per iniziare a vederti proprio vederti, eh, per fare i colloqui se non avevi quel voto là non ti prendevano neanche il curriculum in mano non so se valga ancora questa cosa adesso barbaroffa, ciao barbaroffa <ride> grandissimo onore, già che passi e, e quindi questo potrei dirti e poi il voto comunque conta perché fa, fa il suo perché, però il voto di laurea alla fine fa testo solo per il primo lavoro, poi fa l'esperienza. Quando sei nel mondo del lavoro, poi il voto di laurea non gliene frega più niente a nessuno. Mi ricordo il colloquio quando ho fatto il primo lavoro dopo l'università. Sì, eh, mi hanno guardato il voto e mi hanno chiesto perché c'era una differenza fra il voto triennale e il voto magistrale, però eh, dopodiché ciccia, cioè, gli ho portato anche esperienze lavorative. Nei lavori dopo nessuno ha mai neanche guardato, cioè, loro gli interessava che avessi la laurea. Dopodiché avevo già lavorato per una società importante e gli bastava quello. Quindi. Ma scherzi! Belle live! <ride> Bello vederti in live! Madonna! <ride> grazie mille! Eh, per me è come avere il mio idolo che mi guarda, no? A parte gli scherzi, ti seguo da, da mo', <ride> quindi per me è veramente un. Importante, cioè grazie. Allora, poi che altro? Uh, allora, mi spieghi con una polpetta cosa sono i trust? No, ma se mi mandi un vocale in privato uh, lo metto nella lista per le puntate del podcast e ti faccio un, un uh, podcast sui trust. In questo momento non saprei dirti perché non sono preparatissimo sui trust piuttosto che dirti una cazzata. Ti rimando <ride> a mandami un, un messaggio vocale e ti faccio una puntata. Allora, 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 allora. Domenico mi aveva chiesto ancora prima una domanda proprio facile facile. Fra le altre cose che si legge a metà. Quali sono i fattori economici su cui basarsi per orientare? Ve la dico intera, perché se no eh, su cui basarsi per orientare investimenti immobiliari, immobiliari e in beni rifugio, <ride> insomma, eh, quando capire quando investire su una cosa piuttosto che un'altra? Grazie mille. Cioè, questa è una domanda che. Ci sono tantissimi fattori da guardare. E una risposta semplice non c'è, siamo, siamo onesti. Eh, una risposta semplice per dire investi su questo, questo e quest'altro non c'è, eh, perché il mercato immobiliare è cresciuto tantissimo, sta crescendo, avrà sicuramente una crescita ma non è detto che cresce sempre poi arrivano appunto le bolle anche sul mercato immobiliare tutto salta e l'investimento va a ramengo fra le altre cose per chi non fosse veneto va alle ortiche ehm, fra le altre cose gli investimenti immobiliari tu compri un immobile non per venderlo ma per degli affitti gli affitti hanno dei costi, hanno dei costi di gestione e tutto bisogna considerare anche quelli quindi il, quello che considererei io è quanto ti costa in una situazione con i tassi di interesse bassi magari ti conviene comprare un immobile perché ti costa meno il mutuo. Però devi considerare poi quando lo metti in affitto tutta la rottura di Maroni, di cercarti gli affittuari, di gestirli, delle rotture che ci sono, della gestione dei contratti, insomma, ha un costo anche quelle cose là. E quindi bisogna fare anche un, un bilancino fra quelle che sono le uscite e le entrate, quello valuterai. Farei una sorta di cash flow, se vogliamo, di questa operazione finanziaria che è comprare una casa per mettere in affitto. Per i mercati immobiliari, beh, ci sono un casino di variabili, <ride> un casino di variabili. Ehm, per esempio, lo dicevo mi sa in qualche live fa, eh, ci sono degli studi sulla correlazione fra gli investimenti in oro e quelli azionari, perché si dice spesso che l'oro è usato come bene rifugio. In realtà è usato come bene rifugio, ma non sempre. È usato come bene rifugio eh, in circostanze particolari, ossia quando i tassi di interesse sono molto bassi e i mercati hanno un rischio molto elevato. Quindi c'è una percezione e un'incertezza nei mercati, i tassi di interesse sono bassi e di conseguenza non ha convenienza buttarsi sulle obbligazioni perché non rendono niente, dove ci si butta sui materiali preziosi, sulle materie preziose come l'oro. E per questo, per esempio, le cripto non sono bene il rifugio perché adesso stanno seguendo molto, molto, molto gli andamenti del, delle azioni. Quando le azioni salgono, salgono le cripto, quando le azioni scendono, scendono anche le cripto. Quindi non è certo un bene rifugio, perché va, va di pari passo. Questo però eh, non vuol dire che l'oro sia sempre un bene rifugio. Se invece i tassi di interesse sono elevati, non ti butti su, eh, non ti butti su come si chiama, sull'oro. Puoi buttarti magari sulle obbligazioni, perché a differenza dell'oro che devi negoziarlo, ti danno del, delle cedole costantemente. Quindi le variabili sono veramente tante. E è un po' il lavoro che sto cercando di fare io con il podcast, è proprio questo: è proprio quello di dire, uh, vi do tutti gli elementi dell'economia in maniera tale che voi capiate come gestire, perché un, ogni puntata del podcast, se vogliamo, dà delle informazioni in più, un tassello in più per gestire i propri investimenti. E non ho ancora finito le domande, e, non ho, e il podcast non è ancora finito, quindi ci sono veramente tante variabili. Spero di essere riuscito più o meno a darti un'idea perché una risposta semplice a questa domanda non c'è. Allora, vedo che siete più silenti qua su. Allora. Come fa un'azienda a stare in piedi? Qua... Che offre un prodotto a prezzo stracciato rispetto alla concorrenza, tipo Iliad. Dipende, <ride> Dipende da tantissime cose. Di, eh, potrebbe essere perché effettivamente ha dei processi produttivi molto più efficienti e può permettersi di spendere meno, perché accetta un margine più piccolo rispetto alla concorrenza e quindi ha un mercato con una marginalità molto alta e di conseguenza dice: Ok, invece che prendermi il 40%. Ah, mi prendo il 30, il 10 in meno costo meno, mi prendo i clienti anche degli altri, ho un margine più basso ma comunque porto a casa molti soldi e, oppure va sotto costo perché è una fase di espansione di conseguenza il suo interesse è quello di acquisire clienti e nella fase iniziale può permettersi di avere dei prezzi più bassi però ci sono tanti tanti motivi allora la domanda noob, di Barbaroffa secondo il tuo parere è un buon momento per comprare e la mia risposta è, <ride> ti faccio un'altra domanda, è un buon momento per comprare cosa? <ride> eh, perché dipende, dipende da cosa stiamo parlando e, e poi se mi dici cosa ti, ti posso dare una risposta un po' più, più, più vicina. Uh, poi magari la risposta è la stessa a qualsiasi cosa mi dici, però <ride> dimmi cosa e io ti dirò chi sei. Allora, perché non i Toro? Non, non mi piace molto i Toro come è fatto. Innanzitutto perché è fondato sui CFD e non, eh, sul, non ti vende pezzi di società, non ti vende azioni, non ti vende cripto, ma ti vende dei derivati che emulano il mercato. Di conseguenza non mi piace di per sé. A me piace quando acquisto un titolo, quando investo, avere. Quelle cose. Mi piace quando investo avere in cripto, avere le cripto sono mie, se voglio, le, le trasferisco dove cavolo, voglio io sono sempre mie, e le porto da un exchanger a un altro. Se ho delle azioni, idem, e soprattutto ho la proprietà di quelle azioni, se voglio, sono un azionista e posso avere accesso a quello che gli azionisti hanno accesso. Sui toro, tu non sei né un azionista né tantomeno un detentore di cripto. di Difatti, non puoi trasferire nulla fuori dal conto di Toro, puoi star solo là dentro Ha dei costi per quanto bassi, comunque ha dei costi per delle robe a cui loro non hanno nessun guadagno, cioè guadagnano comunque. Ah ok, criptovalute. Ok. <ride> allora, è più preciso. Allora, già sarebbe fantastico aiutarci a formulare le domande, altro che dare risposte. <ride> eh, Fabio è vero, anche bisogna essere bravi anche a uh, cioè, bisogna anche imparare cioè bisogna anche capire come funzionano le cose per saper formulare le domande perché a volte io mi rendo conto che quando faccio domande su cose che non conosco che le faccio così generiche che uno che conosce dice ma che cosa mi stai chiedendo e lo capisco perché mi arrivano domande che a volte appunto mi chiedo cosa mi stai chiedendo perché eh, quando sono tanto generiche insomma è un po' così allora eh, intendevo bitcoin e criptovalute <coughs> sì appunto come bitcoin ethereum e company Ehm è il momento giusto per comprare. La risposta è che non lo sa nessuno, perché allora, il problema delle criptovalute che è una cosa che ho detto, ehm, che ho detto un bel po' di volte e ci ritorno, ma è giusto appunto che, che, che si dica. Il problema delle criptovalute è che, a differenza delle aziende e delle azioni, non hanno uno sottostante. Il prezzo è dato da domanda e offerta. Più c'è domanda, più il prezzo sale, più c'è offerta, e quindi cioè, meno c'è domanda, più il prezzo scende. Poi ci sono delle variabili che sono molto randomatiche, c'è proprio un lancio di dadi da parte del destino, e del mondo e del, degli eventi del, della Terra. Uh, ciao Jacopo, grazie per essere passato, alla prossima. E, e quindi c'è un lancio di dadi di eventi e quando arrivano quegli eventi scoppiano le, le cripto in positivo e in negativo. Basti pensare all'inizio di gennaio, a fine 2021, uh, si stava un po' traballando. Ma all'inizio di gennaio ci sono state due informazioni che le hanno dato una bastonata, come eh, sono uscite le minute dei tassi di interesse su de della Banca Centrale Americana che eh, parlava del piano dei tassi di interesse a crescere dei, eh, della, appunto, della Banca Centrale. E questo ha portato molta più incertezza sui mercati azionari e su tutti i tipi di titoli con un rischio più elevato, una volatilità più elevata quindi anche le criptovalute che sono molto più volatili delle azioni, e questo ha portato gli investitori ad, ad uscire da questa cosa qua, perché vogliono qualcosa di più sicuro rispetto alle cripto, primo. Secondo, stati come eh, il Kazakistan, il Kosovo, la Russia, hanno iniziato a, ba a bannare eh, i miner, che non possono più fare mining perché il mining ha un impatto fotonico sul consumo di energia, e quindi sulle economie locali, in particolare nei paesi in via di sviluppo e paesi che arrancano già di loro, se già loro fanno fatica a stare in vita come paese e hanno tanti problemi, se gli dai la mazzata anche dell'energia elettrica che è una delle cose magari che era più economiche e la fai pagare tanto, li metti in ginocchio, quindi gli stati dicono bazzu a... <ride> ai miners, siete vi è vietato minare perché ciucciate troppa energia, andatene. Questo genera molta sfiducia nei mercati, cioè, questo genera ancora più sfiducia sulle criptovalute, appunto, per i consumi e tutto, per il fatto che sono osteggiate e fanno calare la domanda. Se cala la domanda, crollano. Difatti, da inizio gennaio ad oggi, ma ad oggi no, perché oggi sono salite il 10%, ma eh, fino a ieri erano calate quasi del 30-40%. Sì, Si, bazzo giapponese ormai. E, e quindi sostanzialmente. Sono calate tantissimo perché c'era tantissima incertezza e se ne sono andati. Andandosene, eh, cioè, essendoci poca domanda, chi le aveva voleva liberarsene, quindi era disposto a venderle a un prezzo più basso, chi le voleva comprare, le voleva comprare a meno perché c'era incertezza, e di conseguenza i prezzi sono calati. Adesso inizia a esserci un sentorino di più stabilità, e di difatti i mercati azionari un po' si stanno riprendendo. e Oggi le cripto hanno fatto il botto. Durerà questa cosa? Dio solo lo sa. Quindi la cosa che consiglio sempre quando si entra in un mercato che magari può interessare è farlo con dei soldi che puoi anche bruciare, guardare bruciare e divertirti nel guardarli di bruciare e entrare a scaglioni, quindi entrare a pezzi. Magari tu entri, il mercato cala e dici ok, però ho, non ho investito tutto quello che volevo investire, ho investito in uh, poco e quindi posso metterne ancora e avere un prezzo medio fra il primo acquisto e il secondo che è più basso e di conseguenza... Eh, mitigare diciamo il calo se invece salgono dici ok perfetto sono entrati sono saliti su quel poco che ho messo ho guadagnato un po' ne metto ancora e quindi entrare più a scaglione in questo modo mitighi un po' il rischio della volatilità poi se buttarsi su bitcoin ethereum doggy ecco io ho Do doggy coin dodge come volete chiamarlo sinceramente <ride> sinceramente è, è una meme coin, ah, è cresciuta tantissimo, continua a calare. Io l'ho comprata che era a 18, ce l'ho in confronto al pound perché vivo in Inghilterra. L'ho comprata a 0,18, adesso è a 0,11. Era scesa fino a 0,9. Non avete sentito le, le mie imprecazioni da Londra, ma c'erano e mi sono detto: ma perché cazzo ho messo i soldi là? Eh, perché avevo guadagnato in passato quando Elon Musk faceva il birbante, che è un altro che dice robe e i prezzi schizzano. <coughs> Però Doggy a me personalmente sembra che continui a calare e piano piano calerà, salirà un pelino, ma andrà sempre più a scendere. Mi aspetto che salga ancora un pelino per riuscire a liberarmene e poi non ci rientrerò mai più. Uh, Ethereum, invece, secondo me, ha un potenziale pazzesco. Mi piacciono tanto gli smart contract, e secondo me ha più potenziale rispetto ad altri. Però ci sono tante blockchain che hanno smart contract che, che valgono la pena. Quindi quello che direi è, al di là del quando entrare che si entra a scaglioni, studiarsi un po' le cripto e quello che fanno e sceglierne una in cui si crede il progetto che sta facendo. Io per esempio non credo nel progetto Bitcoin e non ci investo anche se magari è un investimento utile. Mettiamola così. Allora. Domanda. Che università... Uh, di Mave 1815, che 15 18, 15 15-18, il contrario del coso della, della guerra. Che università triennale consigli? Dipende. Ti dico, la mia risposta classica è, dipende da cosa vuoi fare tu. Uh, intendi proprio come università o come corso di laurea. Uno, due, che cosa vuoi fare tu? Cioè, cos'è la cosa che ti, ti preme fare? Poi, a seconda di quello che ti preme fare, ti potrei dire cosa può convenirti più o meno però è un po' generica, non saprei dirti la risposta specifica in quello. Uh, ho fatto dei podcast in cui parlo delle cripto, però nei miei podcast parlo sempre delle parti teoriche per capire come funzionano le cose, non do mai consigli su cosa fare in investimenti, perché il, soprattutto negli investimenti tutto è una questione di tempo. Quindi una cosa che oggi potrebbe essere wow yeah fra due settimane o addirittura domani potrebbe essere, non fatela manco morti, quindi cerco di dare le informazioni e le competenze diciamo per capire gli strumenti e poi ognuno prende le sue scelte, ho fatto diversi podcast sulle cripto e penso che quello che in realtà sia più utile di tutti è il podcast che ho fatto sulla tassazione sulle cripto perché è una cosa che nessuno conosce mo molta poca gente conosce e mi chiedo quanti effettivamente dichiarino le tasse sulle criptovalute e ehm sul come comprarle proprio intendi eh, come andare su uh, sui siti e farle e acquistarle no ma penso di aver fatto una live una volta in cui ho fatto anche condiviso lo schermo in cui abbiamo fatto questa cosa però sarebbe effettivamente interessante grazie mille Beh, e se vuoi che facciamo una puntata del podcast la mia filosofia è mandatemi un vocale in privato e io faccio la puntata del podcast <ride> allora cosa cambia da una cripto all'altra intendo la qualità di una cripto. O di un'altra in base a cosa cambia? Allora cosa cambia una cripto a un'altra? Bella domanda. Le cripto cambiano per tante cose. La prima cosa fondamentale per cui una cripto è diversa da un'altra, è il tipo di blockchain, è il tipo di controllo della blockchain che c'è, quindi il controllo della struttura. Grazie mille. Guarda, se mi mandi un vocale in privato, sono contentissimo. <ride> Grazie. E è ah, figo avere Barbaroff scusatemi fra le mie domande del podcast mi sentirei molto onorato e, allora quindi per valutare le criptovalute ci sono tante cose come dicevo il tipo di controllo della blockchain ossia ehm, non vorrei entrare troppo nei tecnicismi della blockchain e, ogni volta la blockchain va avanti eh, a suon di scrivere informazioni ogni volta che scrivi informazioni si fanno dei blocchi Ogni tot, ogni tot informazioni chiudi un blocco. Quando chiudi un blocco vengono emesse nuove criptovalute e così si generano cripto. Per chiudere un blocco e verificare le informazioni di un blocco si utilizzano due sistemi attualmente, la proof of work e la proof of stake. Ossia, vengono pagati quelli che controllano il blocco, o perché lavorano e in base alla difficoltà di calcolo, quindi la proof of work come Bitcoin. Più persone fanno questa cosa, più è difficile fare il calcolo per chiudere il blocco e quindi è più difficile chiuderlo e ottenere il reward oppure si può fare come eh, Ethereum che è la proof of stake in realtà Ethereum è ancora un po' in proof of work passerà quest'anno a proof of stake ma in molte eh, criptovalute in proof of stake quindi invece che aumentare la difficoltà di calcolo più gente c'è a chiudere queste informazioni viene data il reward in base a quanta gente detiene quelle criptovalute cioè chi fa questa cosa detiene criptovalute quindi già questa è una scelta, proof of work ha un eh, consumo di energia molto più elevato della proof of stake, secondo me vale molto di più la proof of stake perché ha un impatto ambientale più basso. Poi è vero che se tantissimi eh, se smettono di fare mining, comunque la quantità di cripto che vengono emesse è la stessa, ma il costo per emetterla è più basso. Sta di fatto che sono abbastanza contrario alla proof of work perché consuma troppa energia e al momento, in questo momento nel mondo, l'energia è un problema e già consumiamo troppe, troppe risorse che sono limitate. Non vorrei che venissero consumate per fare delle valute virtuali che magari fra dieci anni non esistono più. Quindi, meglio il proof of stake, questa è una. Poi, ogni. Uh, ogni criptovaluta dà qualcosa, dà qualcosa di nuovo. Ethereum ha inventato i, uh, gli smart contract, i contratti intelligenti, che sono dei contratti fatti tramite algoritmo di blockchain che permettono di chiudere contratti fra aziende per scambiare beni e servizi in cambio di soldi quando le condizioni del contratto si avverano, che secondo me è un'idea bellissima. Perché esistono già i contratti, scusate, chiudo questo intanto. Esistono già dei contratti così nel mondo reale, esistono già persone, o meglio, le aziende già lo fanno, ma deve esserci qualcuno che va a verificare sul contratto se le condizioni si verificano prima di dare i soldi e scambiarli. Con gli smart contract tu imposti il contratto, avvengono le condizioni, andata fatta. Ed è fantastico. E per me, secondo me, è una cosa molto molto interessante che permette tantissime cose, fra cui i derivati, perché i derivati sono contratti e quindi permette di utilizzare le cripto per fare dei derivati ancora più efficienti dei derivati stessi. Molto bello. Ci sono delle cripto poi che hanno l'intento di essere carbon neutral, quindi di essere eh, tendenzialmente di avere emissione zero di o compensare l'emissione di, di CO2 che fa la loro blockchain con altre attività, molto bello permette gli scambi ed è avere un impatto zero, altre ancora vogliono avere delle transazioni fra stati, permettendo le transazioni anche per stati più piccoli che è difficile reperire la valuta ha dei costi bassissimi bellissimo, bitcoin ha il pregio di essere la prima a aver inventato tutto questo, però di fatto bitcoin non, non dà niente di speciale al di là dello scambiare e del poter utilizzare bitcoin per pagare quindi di fatto è una valuta che è fine a se stessa. Se crolla un, tutto ad un tratto la domanda, crolla il suo valore e finita lì. Altre criptovalute hanno dei servizi legati dietro, eh, emettono criptovalute anche per servizi che fanno e quel servizio che danno comunque è un qualcosa in più rispetto a, a, a quello che è. Quindi se la criptovaluta anche andasse male, c'è un servizio comunque dietro. È un po' come un'azione, anche se non lo è. Cioè, non, non facciamo cripto uguali azioni perché proprio no. Uh, ottima live, nice spero di trovarti presto, è davvero un piacere ascoltarti, grazie mille, grazie mille Barbaroffa, Bar Bar anzi magari ti scrivo in privato perché mi piacerebbe organizzare qualcosa con te se ti va, però rimandiamo, grazie mille per essere passato e, e alla prossima. Che altro mi avete scritto? Quindi questo, diciamo che ci sono tante variabili, io vi direi di andarvi a vedere sui siti, ci sono i white paper, ci sono la storia della Bitcoin del bitcoin e del cripto poi c'è tantissimo storytelling anche dietro alla, alle criptovalute ed è bello anche quello perché è un po' tutto storytelling ah ehm... oh, perfetto perfetto ottimo allora ti scrivo ehm... sì perché c'è tantissimo storytelling in tutto anche nell'economia e nelle criptovalute in particolare quindi leggetevi anche lo storytelling che vi raccontano dietro ad ogni cripto perché è interessante e perché insomma vi fa capire anche un po' dove mandare queste cose quindi questa è più o meno la mia risposta. Di qua cosa mi avete scritto? Fai un canale di psicologia a polpette. Ci, ci manca solo... Guarda, volevo iniziare a mettermi a fare video di psicologia, perlomeno legati a quello che ho studiato io, e, e all'irrazionalità, alla razionalità, perché mi piacerebbe molto, però in questo momento ho tante di quelle cose da fare per la testa che un po' alla volta si sì, mi metterò anche a... Magari faccio il primo passaggio, psicologia e economia, e, e dopo, da lì inizio anche a fare un po' di psicologia. E basta, e comunicazione. Queste cose qua perché sì, perché sì, perché sì. Anche perché voglio dire, cioè, il nostro cervello è proprio fatto per creare significato su ogni cosa. L'economia è significato, quindi eh, voglio dire. Allora vorrei aprire allora, vorrei aprire un'azienda, e sono al quarto anno di liceo. Madonna, <ride> a me mi fa stra piacere che, di arrivare anche i ragazzi delle superiori, e mi fa veramente piacere trovare ragazzi così giovani. Che vogliono aprire aziende. Guarda, anch'io, alla tua età volevo aprire un'azienda. La mia domanda che ti pongo è: che azienda vuoi aprire? Perché uh, sicuramente ho oh, anche i giovani sociologi, grazie mille per essere qui. Uh, sicuramente il, la scelta dell'università può essere in interessante, ma dipende da cosa vorresti fare come azienda. Io, per esempio, anch'io ho, ho mio padre, che è un'azienda sua, ho sempre avuto uh, il pallino di avere la mia attività imprenditoriale. La mia azienda, la mia cosa che faccio. Poi, alla fine ho trovato la mia strada nella consulenza, comunque nella divulgazione. Mi piace insomma, aiutare gli altri con la mia conoscenza, con quello che ho imparato o col mio punto di vista. E quindi ho fatto quella strada là però, ho sempre avuto l'idea del avere un'azienda mia, ma non sapevo cosa, che azienda E quindi ho detto: Vabbè, facciamo economia che è un generico in cui imparo a capire come funzionano le aziende. E faccio un passo verso quella direzione. Al di là che avevo iniziato finanza perché mi piaceva un po' di più, queste cose qua, ho fatto un passo in più. E quando è stata ora di andare a lavorare, avevo sempre sto pallino dell'azienda, vorrei fare qualcosa di mio, ma non so cosa. Cosa faccio? Mi butto e faccio consulenza con le big four. Mi butto con le big four perché, perché faccio consulenza, vedo le aziende, imparo cosa fanno, e magari imparando cosa fanno arriverò un giorno a dire: Ok, io voglio fare questo. Questo è come mi piace e voglio farlo così. Alla fine della fiera non ho fatto neanche quello. Alla fine della fiera ho capito che mi piaceva proprio imparare a capire come funzionano le aziende e come aiutare le aziende a migliorarsi vedendo come vanno quelle che funzionano bene. Quindi alla fine della fiera la mia azienda è diventata appunto dare consulenza agli altri e quello che mi è servito è stato fare effettivamente economia e fare quel percorso lì. Però se vuoi aprire un'azienda tua può essere tutto e niente, nel senso che potresti fare ingegneria. Uh, potresti fare ingegneria gestionale, ingegneria elettronica, ingegneria informatica delle telecomunicazioni, quello che vuoi, potresti fare biologia o chimica, potresti fare comunicazione, potresti fare economia, dipende un po' dall'azienda che vuoi fare, se sai che vuoi avere un'azienda tua ma non sai cosa eh, e non sai che ruolo, ti potrei dire, cioè se tu vuoi essere più pragmatico, ingegneria. Se vuoi essere un po' più organizzativo e sopra con la testa sopra a gestire le cose, ti direi economia e ti direi un'economia aziendale, un'economia commercio. Però veramente prendila con le pinze perché dipende da cosa vuoi fare tu. Sei ancora in quarta liceo, fatti tante domande. Quello che ti dico io è proprio chiediti cosa voglio fare, perché lo voglio fare, cosa mi piacerebbe fare. Che è veramente importante questo, farsi tante domande e poi po' una volta le risposte le trovi. Io in quarta liceo ero indeciso fra filosofia e matematica e avevo ancora ingegneria in testa. Così, forse, cioè, io ho voluto perché volevo fare da, da piccolo, volevo fare l'astronomo perché mi piacevano tantissimo le stelle, quindi volevo fare l'astronomo, volevo mettermi a, uh, volevo imparare le stelle, mi incuriosivano le stelle, mi affascinavano. Arrivo alle superiori, terza superiore, faccio filosofia e faccio uh, fisica. Inizio a far fisica, ma fisica fa cagare, cioè a suo tempo in realtà, adesso mi piace, ma mi faceva schifo. E mi sono detto: Ok, ma qualsiasi indirizzo che io faccio di uh, astronomia, c'è cioè fisica dentro, l'astronomia è astrofisica, cioè è tutto legato al, alla fisica per gli astri. Studio filosofia e capisco che quello che mi piaceva delle stelle era la domanda che io mi ponevo. Nei confronti del chi siamo, cosa facciamo qui e del cosa c'è oltre a questo guardando le stelle, che era un po' anche il motivo per cui i greci hanno iniziato a fare filosofia. E io ho detto: cazzo, ma filosofia è molto più mia di fisica e astrofisica. E mi piaceva però sempre la matematica, quindi non volevo abbandonarla. E quindi ho portato avanti queste due robe. Sono arrivato in quinta superiore, dovevo decidere, e mi sono detto: filosofia non troverò mai il lavoro, matematica idem. Facciamo economia che magari trovo lavoro e mi sembra in mezzo a filosofia che è teorica, perché c'è teoria economica, e a matematica che ci sono i numeri, perché economia c'è i numeri. Io ho scelto quella. Cioè. Dopodiché ho imparato che economia si sta in mezzo, ho imparato che fa se facevo matematica guadagnavo di più che a fare economia, ma va bene, questo è un altro discorso, e, e alla fine puoi fare un po' quello che vuoi. Il, la facoltà ti serve per capire cosa vuoi imparare tu e per darti una forma mentis. Dopodiché, dopodiché vai sereno cioè, eh, imparerai le cose per fare una tua azienda quando vuoi, dove vuoi e vivendo e facendo esperienza quindi ti direi, fatti domande chiediti cosa vuoi fare e perché e fai esperienze, tante esperienze e sii curioso e la tua azienda la fai a prescindere da quello che studi uh, il problema che ha avuto Solana è stato molto preoccupante Mm, sai che non sono informato su Solana Eh ma erudiscimi Cosa è successo con Solana? Uh... <ride> esatto Se vuoi comprare una crypto chiedi prima Elon Musk <ride> Esatto Bisogna sempre contattare Elon Musk Prima di comprare le cripto E dire Ma scusa Milon, Ma tu su cosa twitti la prossima volta? <ride> Esattamente quello sul piccolo Jacopo che guardava le, le stelle, ho avuto un tuffo al cuore, tuffo al cuore. No, ti, ti garantisco. Cioè, a me poi io ho, ho capito veramente. Io no, da piccolo, un regalo di, di Natale che ho voluto tantissimo era stato un telescopio. Perché io volevo guardare le stelle, volevo capire volevo capire gli astri, volevo vederli con i miei occhi, volevo vederli. Col, col telescopio e ho avuto un telescopio e usato pochissimo, però mi sono anche bruciato gli occhi a sonno di guardare col telescopio sia il sole che la luna, diretta e indiretta. No, mi piaceva un casino. Mi piaceva un casino. E poi facendo filosofia mi sono reso conto che era proprio la, la mia sete di conoscere l'ignoto. Penso un po', penso un po'. E adesso ve, ve la rileggo anche col, col senno di poi, tutta questa cosa in maniera molto in maniera diversa. Col senno di poi, questa sete di sapere ce l'ho ancora ed è per l'economia, per esempio, per la psicologia, per, per cosa c'è dentro l'uomo, non cosa c'è oltre le stelle. Gli hanno hackerato 320 milioni. Cazzo, non vado a hackerare di 320 milioni. Hanno avuto un blackout di più di 12 ore. No, mi metto incuriosito, adesso, me la vado a guardare. Cioè, adesso, dopo mi vado a guardare, Solana. Bella bella. Oh, comunque, ragazzi, quanto abbiamo fatto? Due ore quasi di live. Direi che mi avete spremuto. Mi avete spremuto che basta. Sono stanchiello. Tra l'altro, ieri ho fatto una live in cui giocavo a Pokémon. Devo dire che Pokémon Arceus. <coughs> Mi è appiaciucchiato, ma voglio andarci avanti e continuerò. Ma voglio continuarlo sempre in live, quindi quando ho tempo me lo porto in live e sappiate che inizierò a fare live anche in cui vi gioco a videogiochi qua su Twitch. E eh, non su Instagram, ma su Twitch. E inizierò a fare anche live diverse. Voglio fare anche live stupide come le tier list perché sì, perché mi piacciono ste robe. Le guardo quelle degli altri perché non posso farle anch'io. E, e vorrei buttarmi a fare anche <coughs> stupidate come quiz perché mi diverto, perché voglio anche farvi divertire voglio divertirmi anche facendo le live non voglio essere solo consumato a parlare di economia quindi terrò sicuramente le live in cui parliamo di economia ma facciamo anche le live in cui è più frivolo e andiamo avanti con Pokémon che mi incuriosisce, vorrei tornare a giocarci questa è la risposta alla domanda iniziale di Emma ma è un po' strano, un po' lento tanto lento, santo Dio, Pokémon no tanto lento, però vabbè ci sono dei requisiti per investire eh, con le Cosa intendi per le Big Tour? Ci sono requisiti per investire con le Big Tour? Non, non, non capisco la domanda. Prova a riformularmela perché non, non riesco a capire la domanda. Uh, in che senso investire per investire con le Big Four? Mm. Non, non capisco lo stesso la domanda. Io non ho mai investito con le Big Four. Io ero revisore di conti con le Big Four. Io analizzavo bilanci. Quindi non, non facevo investimenti di nessun tipo. Ho iniziato a gestire patrimoni più avanti nella mia carriera, eh, ma non, non legati. Poi ho fatto finanza io come, come studi e ho investito cose mie, ma non, ho fatto sempre consulenza aziendale, eh, prima di revisione di bilanci e poi di processi interni delle aziende. Ma non ho fatto investimenti. Difatti, è un po' un, una misconception di, di Jacopo. Nel senso che ah, JP Morgan. Ok, ok. Pensavo big four, quello dove ho lavorato io. Ehm, perché anche lì c'è sempre una Big Four di qualcosa. Quando lavoravo in Crafting, c'era la big four dei supermercati britannici, Era un big four, anche quello, ehm, tipo JP Morgan. Penso, no, beh, puoi investire i fondi JP Morgan. Puoi comprarli anche tu. Eh, anzi, quando tu compri dei fondi um, di JP Morgan, eh, o Morgan Stanley tipo MSCI, come cazzo si chiamano, sono dei fondi loro. Eh, volendo, tu poi sono i fondi che hanno fatto. Tu puoi comprarli. Compri delle quote, fine. Se vuoi che loro ti seguano come, dei, come consulente, è diverso. Vogliono, non mi sono mai informato, ma immagino vogliano un capitale minimo e basta. Però non credo che abbiano dei requisiti se non di capitale. Poi, se vuoi comprare quote dei loro fondi, le, le investi anche tramite il tuo conto corrente, cioè tramite la tua banca. Anzi, molto spesso le, i fondi che le banche vendono, quelli commerciali, che ti dicono: Ah, compra questo fondo fatto da. sono di Morgan Stanley, fatte per la banca BNL, per Intesa e Company. Quindi, in realtà, stai comprando un loro fondo. Con dei costi di gestione sovrapprezzati per il cazzo, con le performance ok, però, sì, stai comprando un loro fondo. Comunque se vai sul loro sito dovresti trovare le informazioni. Purtroppo non so darti una risposta <ride> più adeguata di, di questa. Uh. Ah, ciao Laura, anche tardi di passaggio. Comunque ragazzi, grazie mille per le domande. Pochi ma buoni questa sera. In realtà è stata tanta gente che è entrata e uscita. Uh, vi ringrazio tantissimo. Mi avete spremuto. Ho fatto un'ora e 55, Io direi che vi... Abbraccio fortissimo, ci risentiamo vabbè, tutti i giorni su Telegram, tutti i giorni con i vari reel che faccio, commentate, condividete, che sia TikTok che sia Instagram, commentate, condividete, mi aiutate tantissimo a crescere in questo modo e a espandermi. Se volete partecipare a, eh, alle conversazioni che abbiamo su Telegram, che ultimamente sono un po' a rilento, eh, si parla poco su Telegram, mi dispiace però, insomma, ci sono periodi anche così. Beh, venite sul gruppo di Telegram e sicuramente Emma ha mandato il link più volte. Se volete sostenere il progetto, grazie mille Emma per aver messo il link, andate su TP e sostenete il progetto su TP, lì potete avere anche accesso a contenuti aggiuntivi, tra cui le puntate in anticipo, contenuti che ho fatto solo per chi mi supporta e ne farò altri. Io ho fatto anche un video del backstage di come faccio una puntata, così vedete dal minuto 1 al minuto... 180 di quando faccio una puntata, come è costruita, come è fatta, così avete proprio l'idea di, di come creo da zero una puntata o più o meno da zero. Bene, ragazzi, buonanotte. Ciao Laura, si sono passata. Eh, sono il passaggio, brava, buonanotte. Tanto love Laura. Ciao ciao, abbraccio a tutti. Notte notte. Adesso chiudo uno.